Buongiorno Federico. Buongiorno. Ok, come stai? Benissimo, ho appena fatto colazione, quindi sto ancora bene. Allora, io ti presento più che presentare te, perché poi la serata, dico serata perché a Napoli è sera. Ti faccio delle domande in modo che ti presenti da solo. Allora, la prima cosa, benvenuti a voi che state da remoto. E il motivo per cui un inventore nell'ambito dell'informatica e dell'intelligenza artificiale è invitato in una scuola di specializzazione per medici e psicologi che lavorano per curare la sofferenza mentale. E che cosa ci ha spinto a questo? Perché Federico, partendo dall'informatica e intelligenza artificiale, è approdata al costrutto di coscienza e consapevolezza. E in campo di psichiatria e di psicoterapia, noi abbiamo un grosso problema. Spesso l'uomo viene ridotto a biologia e quindi la sofferenza mentale viene ridotta a chimica e nell'arco del tempo, non prendendo in considerazione la consapevolezza e coscienza del paziente, non viene curato l'uomo, ma viene curato un corpo organico. E Federico, partendo dall'intelligenza artificiale, è approdato anche lui al costrutto di coscienza, alla consapevolezza, e quindi questo è il motivo per cui è stato invitato. Ci dispiace che il coronavirus, lui doveva venire a Napoli l'anno scorso, e purtroppo il coronavirus ci ha fatto rimandare per quest'anno, pensavamo che potevamo ospitarlo a Napoli. Purtroppo il coronavirus c'è ancora e quindi abbiamo deciso di fare l'incontro da remoto. Presentazione, credo che sono la persona meno competente a presentarlo perché lavoriamo in campi completamente diversi. Io come informatica sto ancora come comprensione dell'informatica sto alla macchina da scrivere, cioè come fotocopia di un segno, non tutto ciò che è computer e intelligenza artificiale, quindi si presenterà lui da solo su questo. L'unica cosa, voglio ringraziarlo perché noi quando invitiamo delle persone dai docenti dall'esterno siamo abituati a dare un gettone di presenza e Federico ha rinunciato a questo gettone e ci ha consigliato di comprare i suoi libri che noi regaliamo agli allievi della scuola di specializzazione, quindi lo voglio ringraziare pubblicamente di questo. Poi l'ultima cosa, e poi passiamo subito dentro alle domande, l'ultima cosa, la serata è organizzata in questo modo, diverse tappe. Io faccio delle domande a Federico, lui risponde e alla fine di ogni tappa prendiamo delle domande che vengono dagli uditori da remoto e le rivolgiamo a lui in modo che lui possa rispondere. E così abbiamo la tappa un po' sulla sua vita, la tappa sul suo modello e poi abbiamo, se noi siamo interessati e non ci stanchiamo molto, possiamo fare un quarto d'ora di spacco, passare a una seconda tappa che è un approfondimento delle tematiche che lui ha presentato, fare una discussione un po' più, un confronto un po' più di domande più dirette sul tema della consapevolezza e della libertà. Questo è un po' il tutto. Allora, ti ringrazio e comincio un po' con le domande che, un po' scherzando, io le definisco le domande dell'autore in mutande. Nel senso che conoscere la vita di chi scrive, della persona che parla, in una visione della scienza costruttivista, dove
chi lo scienziato condiziona la sua conoscenza e il suo pensiero, questo ci conosce, lo ci aiuta a capirlo meglio. Quindi il tema di questa sera è sul libro di Federico Silicio, e il sottotitolo: dall'invenzione del microprocessore alla nuova scienza della consapevolezza. Okay. Ve lo guardate, poi lo potete trovare in libreria, la casa editrice Mondadori, e io ho la versione ancora quella più di lusso, adesso c'è la versione più economica. E da quello che ho visto costa 12 euro, la versione economica costa di meno. Ok, e quindi la prima domanda che ti faccio è un po' questa. Parto un po' da una citazione che ho trovato nel tuo libro: la vita come casualità o come una catena che correlata un episodio con un altro. Quindi la domanda è: nella tua vita, guardando un po' retrospettivamente, qual è questa catena che tu ci scopri? Va bene, comincio dandovi un piccolo sketch della mia vita, in modo da avere un'idea comune. Sono nato a Vicenza, sfollato durante la guerra, quando avevo un anno e mezzo. La mia famiglia nel 43 si è spostata a Isola Vicentina, un paese nella provincia di Vicenza, dove venivano i miei genitori, e lì ho passato 6 anni. Quindi ho vissuto in realtà in un ambiente dove la rivoluzione industriale non era ancora arrivata, quindi sono cresciuto come si cresceva 200 anni fa. Oddio, a casa mia c'era l'elettricità e l'acqua corrente, ma nelle case di campagna, molte case di campagna non avevano né corrente né acqua corrente, e avevano il pozzo. E quindi ho visto un mondo com'era. Sono tornato a Vicenza quando avevo 7 anni e mezzo e ho fatto le scuole. Poi ho fatto la scuola industriale contro la volontà di mio padre, che mio padre insegnava storia e filosofia al liceo classico, era uno scholar, lui stesso ha scritto una quarantina di libri, ha tradotto le Eneadi di Plotino, ha scritto una storia della filosofia per i licei, che è stata adottata in tutta Italia. Mio padre si chiamava Giuseppe Faggini, ed era il suo interesse era per gli idealisti, quindi Schopenhauer, Meister Eckhart, eccetera. E quindi mio padre aveva una grande biblioteca, tra l'altro, una grande libreria a casa, e io ho attinto profusamente mentre crescevo dalla sua biblioteca, dalla sua libreria. Malgrado la mia scelta, che era dovuta al fatto che ero interessato alle macchine, in realtà il lavoro psicologico che ho fatto più tardi, ho scoperto che quando avevo 4-5 anni avevo deciso che le macchine erano molto meglio degli uomini, perché le potevo capire, mentre gli uomini no, facevano dispetti, erano cattivi, e quindi le macchine erano anche un po' un rifugio per me. Mio primo lavoro l'ho fatto all'Olivetti quando avevo 18 anni, quasi finiti, quasi compiuti, e lì ho avuto la fortuna di poter sviluppare, progettare per il 60% e costruire insieme a 4 tecnici che lavoravano con me un piccolo computer sperimentale elettronico quando avevo 19 anni. Questa esperienza
veramente è stata fondamentale. Devo dire che il resto della mia vita è stato condizionato a queste due scelte. Prima di scegliere di fare l'istituto industriale invece del liceo, e la seconda, questa esperienza sulla sul computer che ho fatto quando avevo essenzialmente 19 anni, tutto l'anno del 61 io ho gettato e costruito questo calcolatore elettronico. Poi ho deciso di tornare a scuola, ho fatto fisica all'Università di Padova perché volevo approfondire la natura e la fisica quantistica che mi affascinava, perché era la fisica che poteva spiegare come i transistori, che erano le nuove valvole degli anni 50, funzionavano. Quindi i transistori funzionano perché esiste la meccanica quantistica, mentre le valvole potevano funzionare anche se non esistesse la fisica quantistica, ed erano gli strumenti, i dispositivi che avevo imparato a scuola, le valvole. Quindi era un mondo nuovo che volevo esplorare e che avevo intuito e sarebbe stato il futuro. Laureato, mi sono 110 lode, meno di 4 anni, che di solito a fisica ci vanno 5 o 6 anni per finire, e sono approdato alla SGS Fairchild, una ditta di semiconduttori da Grate Brianza, e lì ho creato un nuovo processo per fare i dispositivi MOS, i transistori MOS, un nuovo tipo di transistori. E mi hanno mandato per quello che doveva essere 6 mesi negli Stati Uniti. Ecco, questa è la mia prima vita, quello che chiamo la mia prima vita nel libro, e che mi ha portato in un nuovo mondo. Nuova lingua, paese completamente diverso per molti versi, la Silicon Valley, che era una zona, è una parte della baia di San Francisco, quindi della Stati Uniti occidentali, e un'area che stava crescendo rapidamente perché la tecnologia di semiconduttori, quella che è la tecnologia alla base dei transistori e nei circuiti integrati, stava veramente scoppiando, stava sviluppandosi rapidamente. E lì la gran parte delle persone con cui ho avuto a che fare venivano da altre parti degli Stati Uniti, venivano da altre parti del mondo, come me. E quindi era tutto un ambiente completamente nuovo, e un posto bellissimo, tra l'altro, con un clima fantastico, e eravamo appena sposati, quindi a maggior ragione da pochi mesi, quindi abbiamo fatto quasi una luna di miele qui, ha continuato la nostra luna di miele, e quindi è stata veramente un'esperienza fantastica. E il primo progetto è stato lo sviluppo di una tecnologia che ha permesso di migliorare in maniera fondamentale la tecnologia MOS, che avevo già sviluppato alla SGS, ma che però quella l'avevo sviluppata copiando quello che hanno fatto anche gli altri. Invece la Silicon Gate è una tecnologia completamente nuova, di concezione nuova, che ha permesso di fare i circuiti integrati 5 volte più veloci e 2 volte più densi, quindi si potevano mettere 2 volte più transistori con lo stesso costo, e questa tecnologia ha rivoluzionato come fare circuiti integrati, perché un po' alla volta è finita per essere la sola tecnologia usata in tutto il mondo per fare circuiti integrati. Ha permesso poi di fare dispositivi nuovi come il microprocessore, che ho fatto io stesso 2 anni dopo, fare le memorie non volatili, le memorie random, access memory, quindi le memorie fondamentali del computer, e questo veramente e poi i CCD, cioè l'immagine, che ora non si usano più, ma
i sensori di immagine che hanno permesso all'elettronica di creare anche immagini e fare il processing. Quindi questa tecnologia fondamentale è poi l'ho applicata all'Intel per fare il primo microprocessore al mondo, nel 2004, ho finito, ho cominciato nel 70, è finito nel 71, e di fatto quest'anno è il 50° anniversario della creazione del primo microprocessore al mondo, che ha veramente cambiato come facciamo i sistemi, e quello che ha permesso di avere un computer dentro lo spazzolino da denti, mentre i computer quando nel 68, 69, 70, quelli piccoli erano degli scatoloni molto grandi, 10 anni prima era una stanza piena di dispositivi, quindi con questa nuova tecnologia si poteva fare un computer interamente in un pezzettino di silicio di qualche millimetro quadrato, e il computer funzionava ancora meglio dei computer più grandi. Quindi questa invenzione è stata importantissima, perché ha dato veramente, ha fatto partire l'informatica di massa con l'invenzione per modo di dire, ma comunque l'invenzione del computer personale, poi del telefonino, perché per avere telefonia mobile bisogna avere un computer a bordo del telefonino, e quindi tutte queste cose sono avvenute grazie a queste invenzioni del Silicon Gate Technology e del microprocessore, che hanno avuto certamente una gran parte del mio contributo. Quindi adesso ho parlato della mia seconda vita, la vita fatta negli Stati Uniti, come tecnico, come inventore, e anche come manager di un gruppo di ingegneri, perché alla fine nel 74 avevo un gruppo, avevo 80 persone, ingegneri e tecnici, che lavoravano per me all'Intel, e all'Intel ho sviluppato tutti i loro primi 4 processori a partire dalla 4004. Quindi questa è stata la mia seconda vita, e alla fine ho deciso di mettermi in proprio, perché l'Intel, secondo me, e giustamente anche, non si muoveva in fretta abbastanza per prendere vantaggio del nuovo mercato dei microprocessori che avevo creato. E quindi ho creato la Zilog, lì ho sviluppato la Z80, il primo microprocessore di terza generazione, il quale è stato così, è ancora oggi, 46 anni, 45 anni dopo l'introduzione, veramente un microprocessore di grande successo che ha insegnato a moltissimi giovani come usare il computer, come programmare, quindi è stato veramente, anche dal punto di vista sociale, ha avuto un impatto grosso. Ogni tanto incontro qualcuno che mi dice: ah, ma io ho usato la tua Z80 quando avevo 11 anni, quando avevo 12 anni, ed è per me, devo dire, una grande soddisfazione che uno dei miei tanti figlioletti abbiano aiutato alcune persone a capire una cosa così importante come la funzione di un computer, perché il computer è non è solo un meccanismo, è un meccanismo certo, ma è un meccanismo che ha nel programma ha qualcosa di noi, perché siamo noi che facciamo il programma, siamo noi che creiamo l'arrangement dei bit che si mettono in memoria. E quindi il computer è un qualcosa, è un po' un ibrido, è tra una macchina, come una macchina, diciamo, qualsiasi che non ha la sua intelligenza, e l'uomo che ha intelligenza, ma che può esportare un pochino della sua intelligenza in un computer. Quindi parliamo di una struttura che in un certo senso è più di una macchina, ma è essenzialmente, come ne parleremo magari dopo, essenzialmente una macchina. L'uomo è molto di più, e ci arriveremo al suo tempo. Quindi così ho iniziato la mia terza vita, la vita di imprenditore, che
naturalmente è una vita completamente, no, non completamente, ma molto diversa della vita che facevo prima. Ho dovuto imparare cose che non avevo mai, a parte mai studiato, ma neanche non avevo neanche mai affrontato prima. Per esempio l'aspetto finanziario, trovare i soldi, non è facile, fare il marketing, produrre le cose, quindi creare fabbriche e così via. Quindi tutti gli aspetti della vita che vanno al di là dell'applicazione della razionalità e del pensiero, diciamo, del pensiero tecnico-scientifico, che era quello che avevo fatto finora. Mi piace pensare che nella mia seconda vita ho sviluppato la testa, la capacità di usare la testa in maniera buona, razionale, ma anche la parte non razionale della testa, che è l'inventività, la capacità di creare qualcosa che non è contenuta nelle regole della logica e nemmeno nella razionalità. Quindi ho fatto questo aspetto e nella mia terza vita ho sviluppato la pancia, cioè la capacità di agire, la capacità di avere coraggio, di agire nel senso di prendere rischi, di agire magari anche contro le credenze degli altri. E quindi quell'aspetto di sé che non avevo mai sviluppato prima nella mia vita. Quindi questa terza vita è stata molto importante, perché ha permesso di aprire una strada molto, molto, molto profonda in me, in quanto molte delle mie ferite, se vogliamo, dovute alla crescita personale, erano ferite che avevano a che fare con la capacità di agire con coraggio e anche contro l'autorità. E quindi questa è stata una cosa importante. E poi nel mezzo di questa terza vita, dopo aver raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero proposto, anche se non erano obiettivi che avevo messo in una lista fisica, ma erano cose che pensavo che se avessi raggiunto questi obiettivi avrei dovuto essere felice, quindi una bella famiglia, salute, soldi abbastanza che non dovevo più lavorare per il resto della mia vita, ero famoso, e avendo raggiunto tutto questo pensavo che avrei dovuto essere felice, invece ero molto più infelice di come ero partito. C'è un problema di audio. Ok. Non mi senti? Premi uscire per la modalità schermo intero. Cosa è successo? Un minuto. Cosa è successo? Si è bloccato. Non mi sentite? Sentite? Se adesso c'è un minuto che si era bloccato, si era bloccato, nel frattempo vuoi sostituire? Adesso piano piano, perché si era bloccata proprio la... Okay. Mi sentite adesso? Mi sentite? Adesso sì. 30 secondi sì. Federico, perché mi modificano l'audio. Un poco di pazienza con le... Pronto, prova? Sì, mi sentite? Pronto, mi sentite? Ok. Un minuto. Si
sente? Tu senti? Puoi riprendere a parlare un minuto, Federico? Io sento, sì, io vi sento, spero di essere reciprocato. Sì. Hanno... c'è un rumore di sottofondo. Sì, andiamo, vediamo un poco. Parla tu. Mi sentite bene? Adesso sì, adesso va meglio. Ok. Dove, a che punto si era bloccato? Cosa stavo dicendo? Si era bloccato al punto che eri un uomo affermato, anche imprenditorialmente e anche nella vita, e quindi è cominciato un momento, se si vuole, non contento, sì, una nuova scoperta. Va bene. Allora ritorno alla mia narrativa. Allora, quando quindi parliamo della anni 86, 87, 88, cioè quegli anni, questi anni, quindi mi avvicinavo, avevo più di 45 anni, e a quel punto poi mi ero messo, avevo fatto partire la mia terza ditta, la mia terza azienda, da Synaptics, la ditta che ha poi sviluppato il touchpad e il touchscreen che usiamo correntemente oggi. E a quel tempo volevo fare un computer cognitivo, cioè un computer che impara da solo, usando le reti neurali che erano come una possibilità concreta per risolvere i problemi di intelligenza artificiale che gli addetti ai lavori non riuscivano a fare. E gli addetti ai lavori a quel tempo erano contrari all'idea delle reti neurali, perché le consideravano una stupidaggine. Loro erano interessati ai sistemi esperti. Poi in realtà si è rivelato che l'unico modo per risolvere questi problemi è stato proprio le reti neurali 25-30 anni dopo. Allora, io studiavo quel tempo neuroscienza, biologia, perché volevo capire quello che sta, come funzionano queste cose a livello umano, animale e umano. A un certo punto mi sono chiesto, ma questi libri non parlano mai di coscienza, parlano soltanto di segnali elettrici, di segnali biochimici, come se i segnali elettrici e biochimici fossero equivalenti all'esperienza che io ho. Io non vedo segnali, io vedo sensazioni. La mia esperienza è fatta di sensazioni e sentimenti. Da dove vengono queste sensazioni e sentimenti non è chiaro. Certamente i segnali elettrici e biochimici hanno qualcosa a che fare, ma secondo me devono essere correlati in qualche modo alla mia esperienza, ma non sono uguali all'esperienza. Quindi ero interessato a capire come sia possibile che la scienza funzioni, cioè non è spiegabile che cosa c'è che ci permette di trasformare segnali elettrici in esperienza, in sensazioni. E proprio in questo, e volevo capire, proprio mi interessava, perché avevo capito che c'era qualcosa di profondo in questa domanda, e che poi avevo scoperto quello che poi il filosofo ha chiamato the hard problem of consciousness, cioè il problema difficile della coscienza, pubblicato nel 95 da Chalmers, che appunto è il problema dei quaglia, cioè il problema di da dove emergono i quaglia. I quaglia, l'esperienza non è uguale al funzionamento. Cercare di spiegare l'esperienza come funzionamento non funziona. Allora, proprio nel mezzo di questo bisogno di capire, di questa mancanza di questa scontentezza
di me, ho avuto un'esperienza straordinaria. Questa esperienza straordinaria è raccontata nel libro, non la voglio ripetere qui, ma è una cosa abbastanza intima. Ma questa esperienza essenzialmente mi ha fatto vedere che la realtà è fatta di un qualcosa, di una sostanza che sa di amore, ma un amore così potente che non avevo mai provato prima, ma non dico un po' di più quello che avevo provato prima, no, incommensurabilmente di più. Mi usciva questa energia del cuore, che era un'energia bianca, scintillante, piena come tante scintille, e questa energia era un amore così potente che non potevo capire come potevo uscire da me. Come era possibile che una cosa così uscisse da me? L'amore non l'avevo mai concepito in questo modo. A un certo momento questa energia scoppia e adesso tutto l'universo è fatto di questa energia. E ho capito che questa energia è la sostanza di cui tutto è fatto, ma è anche la sostanza che ha l'esperienza di quello che di cui tutto è fatto, quindi un qualcosa di straordinario. E allo stesso tempo mi sono visto io in quell'energia, cioè io ero l'energia che veniva da me, ero quell'energia, ma anche l'osservatore di quell'energia. Quindi era un'esperienza che stravolge un po'. Perché io mi consideravo separato dal mondo, e in questa esperienza io ero il mondo che osservava se stesso. Quindi com'è possibile questo? Cioè, è inconcepibile. E allo stesso tempo il mio corpo vibrava, cioè, come se tutte le mie cellule fossero d'accordo con il resto della mia esperienza. Poi il senso di amore e di gioia e di pace, come quasi essere a casa, era potentissimo, e allo stesso tempo il pensiero era questo è quello di cui tutto è fatto. E poi per la prima volta il senso di unione con il tutto. Quindi ho avuto un'esperienza fisica, emotiva, mentale e spirituale. Quindi in questa esperienza c'era tutto. E questa esperienza è durata, direi, meno di un minuto. Ovviamente in questa esperienza non c'era il senso del tempo, quindi non ho certamente tenuto conto del tempo. Ma a me, quando questa esperienza è finita, mi è sembrato che fosse passato pochissimo tempo. E da lì io ho cambiato strada, cioè continuato a fare quello che facevo prima, naturalmente, ma questa esperienza mi ha scosso profondamente, mi ha portato a capire che c'era qualcosa di più, che la coscienza non può emergere da segnali elettrici e biochimici come pensavo, che prima io ero meccanicista, pensavo che la coscienza fosse un prodotto della materia. E adesso scopro che la materia è un prodotto della coscienza. È un capovolgimento fondamentale, però questo non l'ho intuito a quel punto. Adesso lo dico con chiarezza, ma allora era un'intuizione. E ci sono voluti 20 anni di lavoro personale. L'ho fatto con terapisti, come si dice, transpersonal psychology, quindi non psichiatri o terapisti, diciamo, tipici, ma quelli che hanno capito che noi siamo qualcosa di più che non una macchina. E poi ho fatto corsi dappertutto, ma soprattutto ho fatto esperienze nuove. Io ne ho fatte quasi tutte straordinarie e quasi tutte spontanee, nel senso che avvenivano senza che io le chiamassi. Volevo capire, e questo voler capire invitava questa esperienza. E quindi questo è avvenuto nel corso di 20 anni e mi ha portato al 2009, che è stato l'anno in cui ho deciso di dedicarmi interamente allo studio scientifico della coscienza, e ho lasciato tutte
tutte le attività che avevo, ho venduto l'ultima ditta che conducevo, era la Foveon, e ho, ero il chairman della Synaptics che avevo fondato nell'86, e quindi mi sono tolto da tutte le incombenze, diciamo, di business per dedicarmi interamente allo studio della coscienza. E due anni dopo ho creato una fondazione con mia moglie, la Federico Endelvia Faggin Foundation, lo studio scientifico della coscienza, con cui dare contributi a team di ricerca nelle varie università, vari istituti, per capire la natura della coscienza, però col presupposto che la coscienza sia fondamentale. Presupposto che non è assolutamente il presupposto scientifico di oggi, perché oggi la coscienza viene considerata un fenomeno emergente del cervello. Oppure, ancora peggio, un epifenomeno del cervello. Quindi non è nemmeno un fenomeno, è una pretesa di fenomeno del cervello. Quindi, e ne parleremo più avanti se siete interessati. Quindi questo mi ha portato ad oggi, Giovanni vi ha già descritto un po' di quello che ho fatto, ho scritto un libro, ma soprattutto ho continuato a lavorare attraverso la fondazione, ho incontrato molti utenti interessanti e abbiamo lavorato insieme, e è un lavoro molto importante che è stato pubblicato. Che sarà pubblicato in preprint, ma sarà pubblicato fra qualche mese un libro, un volume che si intitola Artificial Intelligence versus Natural Intelligence. È un capitolo di questo, è una teoria sulla coscienza e sul libero arbitrio, e veramente mette una base scientifica per la prima volta su questo problema che nessuno mai capire quali sono i fenomeni fondamentali della coscienza, del libero arbitrio, che sono collegati alla fisica, soprattutto alla fisica quantistica, perché certamente la fisica classica non offre nessun appiglio per spiegare queste cose. La fisica classica è deterministica e praticamente secondo la fisica classica noi siamo macchine, non abbiamo nessun libero arbitrio e tantomeno. Quindi questo ci porta alla fine della descrizione, la breve descrizione della mia vita, ma voglio tornare alla domanda di Giovanni, che è quella di: c'è un filo conduttore nella mia vita? Assolutamente, io lo vedo proprio. Per esempio, se io avessi fatto il liceo per essere in grado di progettare un microprocessore o una nuova tecnologia come ho fatto nel 68, avrei dovuto aspettare almeno 5 anni, e questo mi avrebbe portato fuori del momento necessario in cui questo sarebbe successo. Quello che ho fatto io sarebbe successo in ogni caso, ma non subito, magari 2 anni dopo, 3 anni dopo, ma certamente sarebbe successo, era nelle carte, come si dice, faceva parte del momentum della scienza, della tecnologia. Le idee c'erano, circolavano, si trattava di cogliere i pezzettini e metterli insieme in una maniera nuova prima degli altri. Quasi sempre l'innovazione, la ricerca e le invenzioni vengono in questo modo, quindi non sono cose in cui se non ci fosse stato io non sarebbe mai successo. No, sarebbe successo, però sarebbe successo dopo. E quindi certamente 5 anni dopo sarebbe tutto quello che ho fatto sarebbe. E quindi io non sarei stato parte di quello che è successo. Addirittura il fatto che io mi sia fatto male ad un occhio, ho perso la vista in un incidente al mio occhio sinistro, e questo fatto da solo mi ha permesso di fare quello che ho fatto, anche quello, altrimenti avrei dovuto fare il militare, che mi avrebbe portato via un anno e mezzo della mia vita, e anche lì sarei stato in ritardo. Lascio perdere il resto, perché il resto segue, ma certamente se io non avessi sviluppato la testa e la pancia,
non credo che il cuore si sarebbe aperto. E noi abbiamo bisogno di tutti i centri, sono chiaramente centri metaforici, non sono, sono centri metaforici, ma perché sono centri poi che non sono isolati. La testa ha un pezzo di cuore, un pezzo di pancia, la pancia ha un pezzo di cuore e di testa. Quindi sono cose che si sovrappongono, che sono, fanno parte di un olismo, sono tre aspetti, tre facce di un olismo, che però racchiude l'essenza umana, in cui il cuore è quello che permette la saggezza, permette di unire la pancia e la testa in una unità dove c'è empatia, compassione, collaborazione, invece che competizione, invece che odio. Quindi questo percorso fondamentale veramente mi ha aperto a una integrazione di chi sono, che non sarebbe mai avvenuta se non avessi fatto anche l'imprenditore, per esempio, perché soltanto facendo l'imprenditore sono riuscito a vincere i problemi dovuti ai condizionamenti della mia educazione, ma anche a quello che mi sono portato dietro da altre parti della realtà che non riconosciamo, che è la realtà più vasta cui facciamo parte. Perché se noi pensiamo di essere soltanto macchine, a quel punto tutto deve essere contenuto nella nostra vita breve in questo spazio-tempo, ma invece vi do una preview of coming attractions, noi facciamo parte di un'entità molto più vasta che non esiste nello spazio-tempo, esiste nello spazio di Hilbert, cioè lo spazio quantistico di molte dimensioni, dove le strutture che esistono in questo spazio sono completamente diverse dalle strutture che esistono nello spazio fisico, sono le strutture diciamo classiche, le strutture, qui ci sono i bit, in questo altro spazio ci sono i quantum bits, e ogni quantum bit è un'infinità di stati, mentre un bit sono solo due stati, 0 o 1. E ho finito. Ok, allora io cerco di riassumere un po' dalla mia angolatura un po' quello che tu hai detto un po' sulla tua vita, e potrei dargli un po' il titolo Il ritorno dal padre, nel senso che sei figlio di una persona che era specializzata nelle scienze umane e quindi nell'intelligenza umana. Il primo passo è cercato di operativamente di mettere in pratica l'intelligenza attraverso le macchine, e poi hai fatto il passo successivo di costruire macchine intelligenti, e nel fare questo passaggio poi come se avessi avuto un momento di epifania quando sei passato a voler costruire l'intelligenza artificiale, a capire che c'è una differenza fondamentale tra l'intelligenza meccanica e la coscienza, la consapevolezza, quindi come se avessi avuto un'intuizione che bisognava cambiare strada e bisognava andare in un'altra direzione, anche se non era ancora comprensibile in quel momento. Possiamo dire che nella quarta tua vita hai riscoperto un po' tuo padre dopo aver fatto tutto un cammino attraverso il lavorare sull'intelligenza e costruire macchine per l'intelligenza, quindi come se avessi scoperto una dimensione che all'inizio non c'era nella consapevolezza. Ora, poi su queste tematiche qui vorrei ritornarci dopo. In genere conoscere l'autore significa anche conoscere un po' la sua emotività. E una domanda un po' banale potrebbe essere: tra le persone che tu hai incontrato, ciascuno di noi nella nostra vita viene aiutato da persone che incontra. Allora la domanda potrebbe essere: quali secondo te, qualche persona che secondo te ti ha aiutato molto e qualche persona che ti ha fatto arrabbiare molto in questo cammino della tua vita?
Va bene. Allora, le persone sono tante, ma due persone in particolare vengono prima di tutte. La prima è chiaramente mia moglie. Beh, non dico chiaramente, ma è chiaramente mia moglie nel caso mio, perché è stata una persona che ha sempre capito la profondità di quello che io volevo fare, perché io non ho mai fatto le cose perché volevo far soldi o perché volevo essere famoso. Ho sempre fatto quello che ho fatto perché era quello che sentivo di fare e mi sentivo e avevo sempre l'entusiasmo di fare quello che ho fatto. Cioè, proprio anche quando ho fatto delle cose che non andavano in un certo senso. Sono sempre state fatte con quell'entusiasmo, quel senso che era la cosa giusta da fare. E lei ha sempre capito e ha dato sempre supporto a questo. Poi, siccome il mondo ha cercato di sopraffare alcune delle cose che ho fatto, lei mi ha difeso, cioè lei, addirittura lei che non era capace di, in sostanza, di tipicamente di gestire situazioni difficili con persone autorevoli, eccetera, ha trovato dentro di sé la forza di lottare per me, perché io non potevo difendere i miei diritti, perché le persone che volevano dire che non avevo fatto questo, non avevo fatto quest'altro, potevano dire, eh beh, certo, lui si difende ovviamente, ma non è così, vi dico io la verità, no? Quindi ci vuole una terza persona che dia una mano, che aiuti, che faccia capire le cose, non l'interessato che si difende. E peraltro io stesso a quel tempo non ero in grado di difendermi per un lato, dall'altro per difendermi avrei dovuto abbandonare quello che stavo facendo perché era una lotta impari, lottavo contro un'azienda grossa tipo l'Intel che seminava menzogne su quello che avevo fatto io, perché la Zilog gli ha tolto una grande fetta di mercato perché io ho creato una ditta competitiva, quindi per punirmi hanno cercato di distruggermi. Quindi mia moglie è stato un esempio in cui ho visto in un certo senso l'amore in azione, un amore che è profondo, che è in azione al punto che può addirittura permettere a una persona di fare delle cose che sono in un certo senso eroiche, nel senso che vanno al di là di quello che la persona era in grado, sarebbe stato in grado di fare se non aveva questa forte motivazione che partiva da dentro. Poi la seconda persona che ha avuto un impatto è stata la persona che ha cercato in un certo senso di farmi del male, ma facendo questo mi ha svegliato a questa mia incapacità di difendermi da chi voleva farmi del male. Quindi parliamo, quindi vediamo l'altra parte, l'altra faccia della medaglia, cioè l'aspetto di dove era la mia responsabilità in quello che mi era successo. Non mi ero difeso in maniera efficace. E questa persona è il mio socio, con cui era uno che lavorava per me. E gli ho detto facciamo partire un'azienda e da lì abbiamo fatto la Zilog, era uno dei miei dipendenti, il quale naturalmente all'inizio andava bene, però poi voleva il mio posto e quindi ha cercato di farmi fuori, diciamo. Questo non gli è successo, non è stato possibile, però nello stesso tempo mi ha fatto molto soffrire questa cosa e a un certo punto mi sono chiesto, ma un momento, io sto dando la colpa di quello che mi è successo a lui, si chiama Raul, però in qualche modo devo aver fatto anch'io qualcosa per creare questa situazione. E questo pensiero validissimo mi ha tormentato per un po'. Poi ho capito che non era tanto quello che avevo fatto io, ma quello che non avevo fatto.
e mi ha causato la mia situazione. E quindi ho capito in maniera profonda come certe volte noi vediamo le azioni degli altri, vediamo l'aspetto, diciamo, esterno a cui ci si può aggrappare, dare la colpa e shift la nostra responsabilità ad un altro, quando invece la nostra responsabilità è di anche prendere cura di noi stessi. Io sono sempre stato abituato a casa mia ad abbassare la testa di fronte ai potenti. Potenti potevano essere i preti, gli insegnanti, il padre o la madre. Quindi per me non era concepibile che potevo difendermi come un adulto. E quindi evidentemente davo anche questi segnali di me. E morale, ho capito che non avevo preso responsabilità di me stesso. E secondo me poi, naturalmente dopo il lavoro che ho fatto nei tanti 40 anni successivi, è risultato evidente che il primo passo essenziale, indispensabile, per progredire nel progresso psico-spirituale è di prendere responsabilità completamente della propria vita. E questo è stato veramente una cosa per me che un po' alla volta mi ha svegliato a dire è facile dare la colpa agli altri, ma io che cos'è che ho fatto o non ho fatto per essere in questa situazione? E quindi queste due cose sono dove una cosa in un certo senso mi ha venuta a salvarmi e l'altra invece voleva fondarmi, e due le cose sono finite per arricchirmi. Ok, quindi ci stai dicendo che nella vita sentirsi capiti e sostenuti può diventare il 50% della forza che ci spinge. Quindi diciamo che tua moglie è stato questo 50% che ti ha fatto aver fiducia in te e ti ha spinto a ricercare quello che per te era importante e non adeguarti a qualcosa che tu non desideravi. Ma mi pare la cosa che tu hai detto ancora più importante: le difficoltà o le persone che ci creano problemi possono diventare anche un'occasione per crescere se noi ci domandiamo qual è la nostra parte che ha creato questa situazione e come la possiamo superare. Ci troviamo fin qui. Proprio così, e di fatto nella introduzione del libro dico che ringrazio anche quelli, nei ringraziamenti credo di averlo detto, che ringrazio non solo quelli che mi hanno aiutato, ma anche quelli che mi hanno ostacolato, perché mi hanno permesso di prendere ancora di più responsabilità di me stesso. Adesso non mi ricordo come l'ho messa, ma in sostanza, perché senza di loro non mi sarei mai svegliato alla mia realtà, a quello che io contribuivo alla mia vita. Ok, avevo altre due domande sulla tua vita, ma in parte già hai risposto a queste due domande, che era un po', visto che parli a molti psicoterapeuti, psicologi, psicoterapeuti, e visto che hai fatto un'esperienza di riflessione, di psicoterapia interpersonale, cosa potevi dire a noi? Ma già ce l'hai detto prima quando hai parlato del tuo momento di riflessione e di approfondimento. Quindi in questo momento vorrei chiudere questa prima parte sulla vita e vorrei vedere un poco se ci sono domande, così vediamo qualche domanda dal pubblico che io ti posso fare. Benissimo. Effetto. Io mi assento 2 secondi per prendere un clima. Vedere un poco se ci sono, se si sente e si vede bene, ok? In effetto non ci sono domande per ora. Possiamo passare, è scomparso lui, va bene.
C'è un po' di rumore di sottofondo e poi un po' di meno. Ok, non ci sono domande sulla tua vita, si vede che sono soddisfatto. E vogliamo passare a quello che io chiamo adesso la presentazione del tuo pensiero, almeno da un punto di vista teorico. In parte lo hai descritto nella prima parte, e ora vogliamo un po' approfondirlo e ti faccio un po' questa prima domanda. Allora, tu sei passato dal computer attraverso l'intelligenza artificiale e poi sei approdato alla consapevolezza. Io uso sempre le due parole, consapevolezza e coscienza, perché poi successivamente possiamo fare qualche riflessione un po' più approfondita di questo. Se ci puoi descrivere un po' di più, non solo il passaggio del tipo di intelligenza del computer, il passaggio del tipo di intelligenza dell'intelligenza artificiale e poi l'approdare alla coscienza, lo specifico della coscienza, le diversità e come si relazionano tra di loro questi diversi livelli, computer, intelligenza artificiale e coscienza. Va bene. Devo fare un piccolo... Devo parlare prima di una cosa fondamentale, perché non è molto capita e fa da sfondo a tutto il resto di questa seconda parte, la differenza tra la fisica classica e la fisica quantistica. Perché spesso chi fa medicina, chi fa scienze cognitive, studia fisica, ma studiano la fisica quantistica è appena toccata, se è toccata. Perché spesso non è nemmeno toccata, è come sì, c'è anche quella. La fisica classica è la fisica di Newton, la fisica di Galileo, naturalmente, che ha creato il metodo scientifico, e Newton ha creato il modo di fare fisica con una matematica generale, e quindi una fisica teorica. E la fisica è partita con l'idea che ci sono oggetti nello spazio e nel tempo, fisica classica, che si muovono secondo delle leggi e si muovono per azione di forze, quindi ci sono forze, c'è movimento, ci sono oggetti, e a quel tempo c'era un atomismo basato sull'idea ancora di Democrito, quindi un atomo come una particella piccolissima, però separata dalle altre particelle, con bordi ben precisi, dura, non si poteva, indistruttibile, e così via, per cui tutta la realtà era fatta dalla interazione di queste particelle che, interagendo tra di loro, creava la realtà che abbiamo davanti. E questa, la fisica classica, ha fatto dei progressi straordinari a partire dalla seconda metà del Seicento, con il lavoro seminale di Newton e poi con molti altri, ad arrivare essenzialmente alla fine del 1800 a un capitolo nuovo della fisica classica. È stato l'elettromagnetismo, con la scoperta dell'elettricità, del magnetismo, delle onde elettromagnetiche, l'equazione di Maxwell, che permettevano di specificare il comportamento di particelle che in questo caso avevano anche carica elettrica, non solo erano particelle di massa, ma avevano questa carica elettrica che permetteva di creare che creava una forza che era in aggiunta alla forza della gravità, della forza di gravità, o le forze meccaniche, che erano le forze usate nella prima parte della fisica, la fisica di Newton, e quindi la fisica del meccanismo, della meccanica, o anche della termodinamica.
alla fine dell'Ottocento c'erano però dei problemi che la fisica classica non riusciva a risolvere. Per risolvere questi problemi, la concezione dell'atomo ha dovuto cambiare in maniera fondamentale. Ed è nata così la fisica quantistica, dove in questa fisica gli scambi energetici tra particelle o tra elementi che si scambiano, energia, dovevano avvenire in quanta, cioè in una certa unità che non poteva essere meno di quella unità. Quindi non si poteva avere un trasferimento energetico di mezzo quanta, di mezzo quantum o di un quarto di quantum. Doveva essere un quantum intero, e questo quantum era tanto più potente, tanto più forte come quantità di energia, quanto più alta era la frequenza dell'onda elettromagnetica che era associata, che era il fenomeno da studiare. A quel tempo i quanti sono partiti con le onde elettromagnetiche, però poi si sono trasferiti anche a tutte le altre particelle, per cui anche le particelle hanno le stesse proprietà dei fotoni, quindi sono sia onda che particella. E a questo punto il fatto che una particella sia anche un'onda è una contraddizione in termini, no? Perché una particella è qualcosa di limitato, è un punto nello spazio e nel tempo chiuso e così via, mentre un'onda è qualcosa che si propaga, qualcosa che non ha bordi alla fine, no? Perché si propaga, diventa sempre più grande e così via. E quindi la particella che noi pensavamo ancora a quel tempo che fosse una particella, come ho descritto prima, l'atomo di Democrito, invece era qualcosa di diverso. Oggi la particella, parliamo di particelle, ma la particella, è chiaro, non esiste più come particella, è in realtà uno stato di un campo. Oggi la fisica quantistica descrive la realtà come un certo numero di campi, per esempio il campo elettromagnetico, che è il campo dei fotoni, e i fotoni sono stati di questo campo. Il campo degli elettroni, che è una particella elementare, e un elettrone è uno stato di questo campo. Quindi non esiste come un oggetto, non ci sono più oggetti, ci sono solo stati dei campi. Il passo successivo che sta avvenendo sotto i nostri occhi è di vedere che questi stati dei campi in realtà sono manifestazioni di qualcosa di ancora più profondo, che è informazione. Informazione quantistica in questo caso, perché l'informazione quantistica è ancora più generale dell'informazione classica che è parte di bit. Una delle cose straordinarie della meccanica quantistica è il fatto che la fisica quantistica, le equazioni della fisica quantistica non descrivono più, come facevano le equazioni della fisica classica, un oggetto che si muove nello spazio e nel tempo, quindi l'ontologia di qualcosa che si muove, che esiste, a cui gli diamo sostanza e così via, ma descrive soltanto quello che possiamo conoscere di un oggetto, ma che non è più un oggetto, ma è uno stato. Quindi la fisica quantistica parla di come evolvono gli stati quantistici e di quello che noi possiamo conoscere di questi stati quantistici. Ma attenzione, perché quello che noi possiamo conoscere di questi stati quantistici è soltanto la probabilità che certi stati che sono in sovrapposizione, si dice, cioè esistono simultaneamente nel mondo quantistico, che non è lo spazio-tempo, esistono simultaneamente nel mondo, quando noi li misuriamo, soltanto una di queste possibilità, uno di questi stati, si manifesta. Ecco quindi che abbiamo una riduzione
dal mondo quantistico, una riduzione da molti stati possibili a uno stato, che è quello che si manifesta nello spazio-tempo. Quindi parliamo di una teoria che non è più una teoria dell'ontologia, ma è semplicemente una teoria epistemica, ci dice solo quello che possiamo conoscere della realtà. Sì. Ma siccome la fisica quantistica è ancora più fondamentale della fisica classica, che cosa ci dice? Che anche quelli che noi pensavamo fossero oggetti reali, quelli della fisica classica, le cose che tocchiamo, le cose che vediamo, sono ancora più effimere degli stati quantistici descritti dalla fisica quantistica. Quindi questa è fisica, questo non ha niente a che fare con teoria della coscienza, con idee balzane di qualcuno che si è svegliato la mattina con idee strane. No, questo è quello che dice oggi fisica più avanzata che prima. Il mondo dei bit è un mondo ridotto di un mondo più vasto fatto di qubit, di quantum bits. E i quantum bits hanno una proprietà che non esiste assolutamente nei bit del computer. È questa, la proprietà di entanglement. Si chiama entanglement, è una proprietà che tale che quando due stati, che sono due particelle, interagiscono tra di loro, interagendo tra di loro, si creano degli stati in comune tra queste due particelle. Per cui quando poi si separano queste particelle, mantengono questi stati in comune indipendentemente da quanto lontane sono tra di loro. Il che fa sì che quando io misurassi la particella che è rimasta qua e l'altra particella che facciamo finta sia sulla Luna, quando io faccio una misura qui, quello che trovo qui è correlato a quello che immediatamente appare nella Luna, non dopo il tempo che ci vuole per informazione che si sposti da qui alla Luna, ma istantaneamente nella Luna l'altra particella avrà la proprietà correlata. E questa correlazione è causale, non è ecoso, non è senza causa, non è una memoria, è un qualcosa che è decisa nel momento in cui si manifesta lo stato. Questa è la cosa fondamentale della meccanica quantistica, perché soltanto con questa proprietà si può spiegare l'esistenza del libero arbitrio. Altrimenti sarebbe tutto deterministico e la fisica classica essenzialmente dominerebbe la nostra realtà e noi saremmo esattamente macchine come computer deterministiche e non avremmo nessuna possibilità di avere libero arbitrio e non avrebbe neanche senso essere coscienti se non abbiamo libero arbitrio. Che cosa serve la coscienza se non hai libero arbitrio? Sei una macchinetta, un puppet che si muove a seconda delle forze che in gioco, e quindi ecco che abbiamo un problema fondamentale. E questo naturalmente è la visione ancora oggi della stragrande maggioranza dei fisici. La stragrande maggioranza dei fisici insiste che non esiste il libero arbitrio, anche se la fisica stessa di oggi ci dice che è possibile, non solo è possibile, ma i più avanzati dicono quello che dico io, cioè quelli che hanno fatto gli studi più avanzati in questo campo dicono assolutamente esiste questa capacità di avere materia che si manifesta o in questo caso informazione, perché l'informazione è ancora più fondamentale della materia, come avevo detto prima, quindi la materia è un concetto vecchio, l'informazione che emerge è un'informazione creativa, nel senso che non è possibile conoscerla perché è nata nel momento in cui si manifesta e non c'è nessun algoritmo che può predire quello che è libero. Quindi il libero arbitrio, la creatività, l'inventiva umana viene esattamente da questa proprietà fondamentale della
fisica quantistica e dalla natura epistemica della fisica quantistica. Ok, allora ti riassumo e un po' ti faccio una domanda più. Allora, la domanda di cominciare a differenziare computer, intelligenza artificiale e coscienza, dice, non si può rispondere a questa domanda se non facciamo un passo nella fisica quantica, il passaggio dalla fisica quantica e la fisica classica con leggi completamente diverse. E mi pare che tutto questo tuo tentativo di questo lavoro di capire, io ti cito una frase presa dal tuo libro, credo, mi auguro dal tuo libro e non dal qualche tuo articolo che mi sono letto. Quando diciamo che l'elettrone si comporta talvolta come un'onda e talvolta come particella, due concetti antitetici, ci confondiamo le idee. Diamo l'impressione di sapere di cosa parliamo, quando invece non è così. Sarebbe meglio dire che l'elettrone non è né un'onda né una particella, ma qualcos'altro che ancora non sappiamo descrivere. Questa frase un po' l'ho presa un po' credo dal tuo libro, e mi richiama. Certo. Non ti ho sentito? Sì, certo, ho detto sì. Ok. E mi richiamo una e che io la posso riassumere in una parola che tu hai trasformato: non esistono più le parti, ma esistono le parti tutto. E in questo cambiamento ho visto anche un passaggio che dico: dobbiamo entrare in una epistemologia o una teoria della conoscenza, dove non si può parlare più di parti, o se si vuole, hai rivoluzionato il principio classico della filosofia, identità e non contraddizione, l'hai trasformato che ogni cosa esiste in base alle relazioni con cui entra, e quindi una stessa cosa si può diventare mille cose in base alle relazioni con cui va. E quindi come se stessi dicendo, guarda, nella fisica classica non possiamo avere più solo fisica quantica, non solo più il principio di identità, ma dovremo passare a un altro mondo che mettere insieme il principio di identità e relazione. E quindi su questo mi pare che tu concludi, per capire questi nuovi concetti dobbiamo cambiare completamente visione, e la visione nuova parte un po' da questa fisica quantica, dove fondamentalmente non c'è più una cosa e quella e basta, ma una cosa può diventare mille cose in base alle relazioni in cui la mettiamo. Dico bene quello che tu hai detto? Sì, c'è una cosa in più, ma che è una cosa che appunto non ho ancora detto, e che è la questione della coscienza, perché ho solo intimato che la coscienza si può spiegare soltanto con la fisica quantistica, però non l'ho ancora spiegato. Ho invece spiegato altre cose, ho spiegato che il libero arbitrio è compatibile con la fisica quantistica, ma non avrebbe senso, ho detto, se non fosse insieme alla coscienza. Perché il libero arbitrio, che senso avrebbe avere il libero arbitrio senza coscienza? Non ha senso, perché la coscienza è il lume che ti permette, di capire la situazione e decidere cosa fare, decidere liberamente cosa fare, no? Quindi questa capacità di conoscere, di avere un'esperienza, di avere sensazioni, qualia, quello che abbiamo chiamato qualia prima, da dove viene? Allora, in questo lavoro con il professor Dariano, che non sei tu, ma è un tuo omonimo, ma è una ditta. Ho fatto un'ipotesi,
su questo cognome, che siamo partiti uguali, tutti e due Ariano, ma poiché Ariano era una parola non molto bella nel periodo del fascismo, qualcuno l'ha dovuto cambiare. Hai capito? Va bene, c'è una D in più. Vabbè, allora in questa teoria la coscienza diventa una proprietà di un sistema quantistico che si trova però in uno stato puro. Lo stato puro è uno stato quantistico speciale che non esiste, di cui non esiste l'uguale nella fisica classica. Lo stato puro è uno stato che non può essere descritto come combinazione di altri stati puri. Sì. Però nasce da stati puri. Quindi uno si dice, ma com'è possibile? È possibile perché c'è l'entanglement. Quindi torniamo alla definizione. Cosa vuol dire che un sistema cosciente, che la coscienza esiste in un sistema quantistico che si trova in uno stato puro, non solo, ma evolve mantenendo la purezza dello stato. Quindi ho aggiunto un altro pezzettino, uno stato puro che evolve mantenendo la purezza, quindi mantenendo anche la coscienza del suo stato. Ma a questo punto c'è qualcosa di nuovo, è che questa informazione, che finora ho parlato di informazione, parlo di stati, deve esistere in qualche sostanza che ha questa capacità di conoscere se stessa, cioè che l'informazione è semplicemente un aspetto di se stessa che è conosciuto all'interno di questa sostanza come esperienza, come conoscenza. Quindi la coscienza è quindi lo stato puro che conosce se stesso, che osserva se stesso, che è in grado di sperimentare se stesso. Quindi senza abbiamo introdotto nella fisica quantistica qualcosa che la fisica quantistica non dice, che c'è questa proprietà dell'energia di cui tutto è fatto, va bene, che è quella che poi manifesta questi stati, di conoscere se stessa. Quindi questo è chiaramente un postulato, bisogna partire da lì, però se partiamo da questo postulato possiamo arrivare a spiegare perché il computer non è consapevole mentre noi lo siamo. Mentre nessuno oggi riesce a spiegare questo, anzi dicono che il computer sarà consapevole perché è l'unico modo per cui noi dovremmo essere consapevoli. Quindi il computer, essendo una macchina come noi, dovrà essere consapevole, e chi dice così ha ragione. Il problema è che non hanno ragione perché pensano che la vita, un organismo vivente, sia un sistema classico, sia una macchina come lo è un computer. Invece non è così. Noi siamo strutture classiche e quantistiche e siamo collegate a questa realtà quantistica che ha la coscienza. Quindi la coscienza nostra è un fenomeno che non esiste nello spazio-tempo, diciamo, come dove esiste il nostro corpo, ma esiste in un'altra realtà molto più vasta della nostra, fatta di qubit, non solo, ma di stati puri in questo caso, che sono gli stati che sono coscienti, perché ci sono anche stati che non sono coscienti, e la fisica classica invece non ha coscienza. Okay. La coscienza gliela diamo noi. Quando io piloto un drone, va bene, la coscienza del drone che vola e butta una bomba da qualche parte è la mia coscienza, non è nel drone la coscienza. Il drone mi dà informazione classica, io la trasformo nel mio cervello, nel mio corpo, la trasformo in informazione quantistica. Questa informazione quantistica diventa esperienza nel mondo quantistico, dove esisto io come sé cosciente, non esisto nel mio corpo, esisto in quest'altro mondo che comunica con il mio corpo,
e il mio corpo comunica con il drone, il quale poi si comporta come se fosse cosciente, va bene, ma solo perché la coscienza gliela diamo noi. Ok, vedo che hai fatto uno sforzo enorme per fare una differenza tra l'intelligenza meccanica e l'intelligenza cosciente. E esatto. Hai cercato in tanti modi di trovare una differenza. Nel nostro campo abbiamo fatto un po' un tentativo simile e abbiamo cominciato a dire, guarda, dobbiamo fare una distinzione enorme tra l'intelligenza delle macchine, delle cose, e l'intelligenza degli esseri viventi. Cosa fa la differenza? Quello che ho imparato a dire, le macchine hanno delle regole universali e non sono individui, non sono soggetti. Gli esseri viventi hanno delle regole universali, ma sono sempre declinate con la singolarità, con ogni cellula è un singolo che ha delle regole universali, ma sono in funzione di questa singolarità. E quindi potremmo dire che il passaggio dall'intelligenza delle macchine all'intelligenza della vita mentre prima esiste solo la legge universale, nel secondo come se venisse fuori un'altra regola, che l'intelligenza è fatta di universale declinata col singolare. Questo che ho detto ti dice qualcosa a te? Sì, ma non abbastanza, nel senso che deve essere, cioè parliamo di scienza, parliamo di fisica in questo caso, quindi finora non era possibile trovare, prima di questo lavoro, non era possibile trovare nulla che potesse discriminare l'intelligenza artificiale dall'intelligenza umana. In altre parole, secondo la fisica, noi siamo macchine, anche se siamo macchine che hanno degli elementi quantistici, va bene, siamo sempre macchine, e quindi la somma delle parti è il tutto, è semplicemente la somma delle parti, cioè in un computer, no, quando io dico la somma, ovviamente non è una somma algebraica, no, matematica, diciamo aritmetica delle parti, ma è le parti che interagiscono. Guardiamo un computer, le parti che interagiscono in un computer cosa sono? Sono gli algoritmi che interagiscono tra di loro. Va bene. Questi algoritmi interagiscono tra di loro e li possiamo considerare un algoritmo unico, perché ogni algoritmo ha parti che interagiscono tra di loro, quindi parliamo della stessa struttura, non importa quante parti che interagiscono tra di loro mettiamo insieme. Quindi in un computer classico non c'è, il tutto è semplicemente la somma delle parti. Detto in altre parole, la descrizione precisa della funzione di ogni parte permette, la somma della descrizione di tutte le parti è il tutto. Non c'è nulla di più nel tutto che non sia la descrizione di quello che fanno le parti. Quindi quando uno prende le parti, le toglie, non rimane nulla, non c'è un qualcosa in più che rimane. Quando uno prende una struttura invece come la nostra, quello che rimane è togli tutte le parti, quindi toglie tutte le cellule, bene, che cos'è che rimane? Rimane il sé, rimane questa entità cosciente che non esiste nello spazio-tempo, che è cosciente e che è quella che controlla questo corpo, che è una struttura meccanica alla fine, quanto meccanica, però sempre meccanica. Ecco quindi che questa parte continua ad esistere anche quando il corpo non esiste. È una bella differenza, no?
Poi nel secondo round, se riusciamo a farlo, come questi concetti li possiamo declinare a livello di antropologia, a livello di uomo. Adesso ci fermiamo un po' per capire un po' più i concetti, il passaggio dalla fisica classica alla fisica quantica, cosa è cambiato. Quello che tu hai detto, che è importante capire che la realtà non è fatta di atomi che si sommano insieme, ma bisogna entrare in un'altra modalità. Questa è una tematica che noi psicoterapisti abbiamo un po' affrontato in una certa corrente di psicoterapia, dove si cominciava a dire la totalità non è la somma delle parti. Probabilmente, però, detto in un modo un po' più positivo, diciamo che nel mondo non esiste solo la somma, ma esistono infinite formule che permettono alle parti di diventare una cosa completamente diversa. Per cui poi, rotta, quella cosa non esiste più e diventa un'altra cosa. Quindi quello che tu dici, c'è qualcosa di più che non si può scomporre, ma si deve, se la si scompone non esiste più. E questo potremmo dirlo. Ma vedi Giovanni, la questione qui è molto semplice. Non basta dire ci deve essere qualcosa di più, bisogna identificarla questo okay. Qualcosa di più, e bisogna provare che è quello. No. Quindi noi abbiamo identificato, Daviano ed io abbiamo identificato qual è la parte nuova, la parte che permette di avere qualcosa in più. Si chiama entanglement, è l'entanglement che permette di avere delle proprietà in comune. Sì. Quindi l'entanglement è quello che permette a queste parti di avere proprietà in comune, e quindi le parti non sono più separate perché hanno qualcosa in comune. Nella fisica classica tutte le parti sono separabili, ma perché le proprietà delle parti, quando le separi, rimangono con le parti che sono separate, ma nella fisica quantistica questo non è vero. Sì, ed è proprio lì che c'è la differenza fondamentale. E l'altra cosa fondamentale che abbiamo fatto è nella identificazione che questo può solo avvenire in uno stato puro quantistico, che è uno stato ben preciso, è uno stato che in cui le parti, avendo interagito con entanglement e in sovrapposizione, creano nuovi stati puri che non sono più descrivibili come combinazione di altri stati puri. Quindi trascendono le componenti che lo hanno creato. Ecco dove viene il più. Ecco dove c'è il più, che non c'è nella fisica. La scienza oggi pensa che il corpo umano è una struttura classica. Lo studiano come struttura classica, credono che sia una struttura classica, ragionano come se fosse una struttura classica. E questo è un problema fondamentale. Non si può risolvere il problema nel contesto di una fisica classica. Si può risolvere soltanto nel contesto della fisica quantistica, dove esiste questa proprietà fondamentale che non esiste nella fisica. Sì, io sto cercando di farti un po' le domande, perché faccio un po' da raccordo anche con gli allievi della scuola che stanno in ascolto. E mi pare che almeno possiamo dire una cosa importante, che ci dobbiamo abituare a pensare che una totalità non è solo somma di parti, ma è qualcosa di completamente diverso. E questo qualcosa, sì, di... purché le parti che si sommano siano quantistiche, però siano le parti che si sommano siano quantistiche. Sì. Sì, perché se no questo, sennò sì, non esiste questa. È entrare in un nuovo livello. Poi ci sarebbe un po'. Sono le cellule sono quantistiche e classiche. Ecco dove si spiega tutto. Sì.
Io adesso, perché vedo che quando descrivi questo nuovo livello, usi alcune volte nel leggere il tuo libro, ho visto che usi espressioni tipo vita, tante espressioni che mi richiamano, descrizioni di la vita la possiamo trovare nelle piante, la possiamo trovare negli animali, la possiamo trovare nell'uomo. E quindi ci potrebbero essere, diciamo, coscienza o consapevolezze diverse. E quindi il lavoro Certo. che, la domanda che un po' faccio a te è, tu fai un po' queste distinzioni, come le fai, come queste diverse distinzioni, la pianta, l'animale e l'uomo, differiscono da una ipotetica intelligenza artificiale. Va bene. Allora, prima di tutto, nel mio libro, che è stato scritto 2 anni fa, è stato pubblicato, infatti, no, pubblicato 2 anni fa, quindi scritto 2 anni e mezzo fa, 2 o 3 anni fa, nel mio libro non ero arrivato a queste conclusioni, però ci sono arrivato vicino. Quindi ho, in un certo senso, prepara il terreno a capire quello che sto dicendo adesso. In quanto fa vedere come la vita sia quantum che classica, ha identificato che il tutto deve essere quantistico, ma mancava quei 2 punti fondamentali che ho detto prima, cioè mancava l'identificazione della coscienza con lo stato puro di un sistema quantistico che mantiene lo stato puro. Questo è il contributo di questo nuovo lavoro fatto con D'Ariano e il fatto che il libero arbitrio è la capacità di questa struttura fisica nello stato puro di manifestare classicamente la sua volontà. Quindi in questo caso quello che si chiama il collapse della wave function, che non è attribuito a nessuna, cioè non c'è nessuna teoria veramente che lo possa spiegare, e alcuni all'inizio pensavano che fosse la coscienza a fare il collapse della wave function, non è così. Nel nostro modello il collapse della wave function avviene per azione del libero arbitrio, che non è la stessa cosa che la coscienza. Il libero arbitrio si basa sulla coscienza, nel senso che la coscienza permette a questa entità cosciente di capire la situazione, di capire cosa sta succedendo, non solo, ma anche di essere cosciente della propria intenzione, del proprio scopo, e quindi poter prendere decisioni libere che hanno senso in questo contesto. Quindi adesso esiste, quindi con questo nuovo modello esiste anche una nuova interpretazione del problema della misura della meccanica quantistica e il problema della coscienza, due problemi non risolti. Sì, mi pare che stai dicendo una cosa importante, che quando parliamo di coscienza dobbiamo avere due categorie fondamentali. Uno, la coscienza, consapevolezza, sapere quello che ci succede, sapere il sapere. Ma dall'altra parte è proprio fondamentale declinare questo sapere con la decisione, o se vogliamo la libertà Esatto. di decidere, con cui poi è collegata la responsabilità. Ho capito bene Esatto. quello che tu Sì, hai detto? benissimo. Ok, quindi Sì. stai introducendo questi due costrutti di conoscersi e poi in base al conoscersi decidiamo noi, dec si decide
in che direzione andare. Due elementi fondamentali per poter stabilire la differenza tra la coscienza, se diciamo così, l'intelligenza a livello di coscienza e l'intelligenza a livello di intelligenza artificiale. Va bene questa distinzione? Ma anche intelligenza che fa azione, cioè l'intelligenza dell'azione, non solo l'intelligenza della concezione, cioè della comprensione, ma anche l'intelligenza dell'azione. Però per l'azione ci vuole qualcosa di più, che è appunto la capacità di trasformare la coscienza, quindi la comprensione della situazione, in una azione nel mondo. Certo. Come si manifesta l'azione nel mondo? Con un simbolo classico, cioè con un bit, i bits classici, perché nel mondo fisico, della fisica classica, ci sono solo bits, non ci sono qubits. Il qubit diventa un bit. E quindi questa trasformazione è quella che è necessaria. Ci deve essere una trasformazione da qubit a bit. E poi, per avere la coscienza di questo mondo, da bit a qubit, in modo che ci sia la coscienza della coscienza che esiste nel mondo quantistico di quello che succede al corpo qui, che sta muovendosi, facendo le cose che fa in questo mondo fisico. Quindi occorrono tutti questi pezzi, diciamo, perché ci sia una vera teoria che funziona, se no ci sono discorsi così che sono anche vicini, diciamo, vicini alla soluzione, ma non c'è ancora la soluzione. La soluzione del problema è appunto venuta circa un anno fa, forse anche un po' meno, il lavoro che abbiamo fatto insieme con Dariano, e quindi questo veramente dà un impulso nuovo, perché adesso c'è una vera teoria. Infatti io non ho mai parlato di teoria prima, parlavo di modello, perché non potevo dire che ho una teoria in corso, perché non potevo spiegare le cose fondamentali. Adesso invece esiste una teoria della coscienza e del libero arbitrio. Ok, prima di chiudere questa sessione qui, in essenza della presentazione del tuo modello, mi piacerebbe sapere un po' di più su questi quattro livelli che tu citi nel libro e anche nell'ultimo articolo che mi hai spedito. Tu parli di un primo livello della coscienza, un secondo livello l'informazione quantica, un terzo livello la fisica quantica, e un quarto livello la fisica classica. Se ci dici qualcosa su questo e di come si relazionano tra di loro, perché mi pare Certo. che questa domanda aiuta un po' anche a chiarire un po' meglio quello che dicevi prima. Certo. Essenzialmente alla scala più vasta, se vogliamo, alla macro scala, la realtà, l'ontologia, è nell'esperienza. L'ontologia è nell'esperienza, quindi la coscienza e la sua esperienza e la capacità di avere libero arbitrio è fondamentale. All'interno della coscienza c'è informazione quantistica. L'informazione quantistica è creata da queste entità coscienti che vogliono avere un'esperienza, vogliono comunicare tra di loro. C'è informazione quantistica, quindi coscienza viene prima. Informazione quantistica viene successivamente. L'informazione quantistica diventa fisica quantistica, quindi le manifestazioni quantistiche di questa informazione, che noi chiamiamo particelle, elettroni, fotoni, eccetera, le cose che descrive la fisica quantistica, questa emerge dall'informazione quantistica. E dalla fisica quantistica emerge la fisica classica. Quindi sono scatole cinesi bambole di russe, non so, dentro l'altra, va bene. Ma la coscienza è l'aspetto fondamentale della realtà. La informazione quantistica, il livello successivo, la fisica quantistica
il terzo livello e la fisica classica l'ultimo livello. E c'è una riduzione, che è una riduzione man mano che si passa dal livello fondamentale al livello successivo. Ok, quindi posso riassumere quello che tu hai detto, che il centro, il nucleo è la coscienza, e della coscienza bisogna avere le due categorie, sia la conoscenza come esperienza e sia il libero arbitrio o la decisione. Quindi al centro di tutto dobbiamo mettere questa cosa, la coscienza e il libero arbitrio. Il modo concreto di esprimersi è l'informazione quantica. Il libero arbitrio, Giovanni, scusami un attimo, il libero arbitrio è quello che in un certo senso trasforma l'esperienza in informazione quantistica e classica. Quindi è proprio senza il libero arbitrio non ci sarebbe modo per la coscienza di passare a influenzare, a creare un mondo che tra l'altro è il mondo che prima è un mondo di simboli per comunicare, poi questi simboli diventano materia con cui la materia interagisce e quindi creiamo linguaggi. Hai capito? Cioè è un livello di linguaggi, e il linguaggio più, come dire, ultimo linguaggio è quello della fisica classica, sì. Ma è un linguaggio. Sì, e te lo posso tradurre allora come coscienza è il punto centrale, esperienza e decisione, il modo di concretizzarsi è l'informazione quantica, e questa informazione quantica traduce nella fisica quantica, che è in evoluzione continua, non è statica ma è dinamica, e questa evoluzione che poi si trasforma in quasi in una forma statica nella fisica classica, come se la fisica classica fosse semplicemente una fotografia momentanea di quello che potrebbe essere la fisica quantica e successivamente passo indietro. Va bene tradotto così? Sì, ma non solo una fotografia, ma una riduzione. Una riduzione, sì, una riduzione. Su questo non mi sono espresso bene, perché, una riduzione. O una semplificazione. Una riduzione, ma è anche una fotografia, nel senso che la fisica classica, però. C'è una cosa da dire, prima che mi dimentichi, che è molto importante, che la fisica classica permette di avere informazione, lo storage dell'informazione, cioè tu puoi avere informazione che è immagazzinata per lungo tempo, cosa che invece non è fattibile nel mondo quantistico. Quindi qual è, perché esiste? Perché ti chiedi, ma allora perché esiste la fisica classica, no? Tutti contenti nel mondo quantistico, cosa ci serve qua la fisica classica? La fisica classica ci permette di avere memoria, ed è esattamente la memoria che è quella che ci dà lo scritto. Quando noi parliamo, prima che ci fosse la scrittura, le idee sono dinamiche, il nostro mondo quantistico è un mondo dinamico in cui cambiano continuamente. Per riuscire a, siccome la premessa poi, che non ho ancora detto, è che uno, la totalità di ciò che esiste, vuole conoscere se stesso, e questa realtà esiste perché uno vuole conoscere se stesso, e noi siamo tutti manifestazione di uno, sì. La totalità di ciò che esiste, ecco che se perché uno possa conoscere se stesso nella profondità più profonda, deve avere modo di poter riflettersi qualcosa di stabile, che è la memoria delle sue esperienze. La memoria delle sue esperienze richiede la fisica classica per essere immagazzinata, per essere accessibile. Ok. Ecco quindi una ragione, la raison d'être della fisica classica. Ok, adesso vedo, abbiamo finito un po' questo secondo step con le domande. Vorrei vedere se ci sono domande
Allora, prima cosa, vogliono la definizione di entanglement. Allora, l'entanglement è una proprietà che esiste soltanto nella fisica quantistica, in cui stati quantistici, quando interagiscono tra di loro, questi stati possono interagire tra di loro, quando interagiscono tra di loro, scambiano dell'informazione che rimane entangle, cioè degli stati sottostati, degli stati di questi due stati che hanno interagito, perché quando parlo di stato, lo stato può essere una grande combinazione di stati, quindi una parte di questi stati che hanno interagito si scambiano, ma si scambiano in una maniera tale che quando queste particelle, questi stati sono separati, la complementarietà di questi stati rimane, perché nella fisica, non ho detto una cosa importante prima, ma è difficile fare tutta la fisica quantistica in 5 minuti, ma una proprietà fondamentale della fisica quantistica è la complementarietà, cioè il fatto che non si può sapere simultaneamente la posizione e il momento o la velocità, per semplificare le cose, o la velocità di uno stato o di una particella. Quindi possiamo conoscere o l'una o l'altra. Anche questa limitazione di conoscenza, che è una limitazione epistemica, però è così fondamentale che la limitazione non è perché questa velocità e questa posizione esistano già e noi non le conosciamo. No, posizione e momentum non esistono ancora, vengono stabilite dal libero arbitrio quando è il momento di prendere la decisione ed è il momento in cui poi si manifesta lo stato quantistico nel nostro spazio-tempo. Quindi queste proprietà non sono prevedibili a priori perché non sono dovute alla mancanza di conoscenza. Sono dovute a decisioni libere, a una creazione, è proprio lì il punto fondamentale. Quindi l'entanglement è la maniera in cui una struttura, anche se è distribuita nello spazio, mantiene contatto con un tutto in maniera indipendente dalla distanza e dalla velocità delle cose. Quindi una cosa straordinaria che non si può capire, perché nessuno può spiegare perché è così, perché ci sia. Cioè no, può spiegare perché ci sia, ma non com'è possibile? Non si può spiegare perché vuol dire che la natura dello spazio non è quella che pensiamo che sia. Già l'entanglement mette in crisi la comprensione della natura dello spazio, la natura classica, anzi la natura dello spazio inteso come spazio della relatività generale di Einstein. Ok, e vedo un'altra domanda ancora e poi chiudiamo questo primo round. Le domande, una sola ce n'è? Allora, te la leggo. Vorrei chiedere al professor Faggin a cosa ci condurrà lo studio e la comprensione della coscienza, in che modo la scienza della coscienza ci cambierà, quali aspetti della nostra vita potrebbero migliorare in seguito a queste nuove conoscenze. Se il tempo lo permetterà, mi piacerebbe sentire anche l'opinione del professor Ariano. Adesso sentiamo l'opinione del professore Faggin, del professore di Federico, che lo spazio è suo. Io mi declino dalla risposta. È chiara la domanda? Sì, chiarissima. Beh, diciamo che siccome la coscienza è stata definita come una proprietà emergente del cervello, vuol dire che la coscienza, prima di tutto, se questo è vero, la coscienza non ha avuto nessun effetto sulla natura della realtà
prima che emergesse il cervello. E questa è la concezione di oggi, e in questa concezione la coscienza avviene molto più tardi e oggi praticamente non gli si dà molto peso a livello dei fisici, la considerano un epifenomeno, qualcosa così che succede dopo, ma non preoccupatevi, perché tanto non ha causato nulla. Il mio modello, la teoria adesso è completamente diversa, dice che è la coscienza che crea la materia. È la coscienza che crea la materia, e quindi la storia che ci raccontiamo di come è avvenuto del Big Bang, di come è avvenuto tutto questo meccanicamente, non vale più. È una rivoluzione questa, è veramente una rivoluzione copernicana, cioè al centro del mondo c'è la coscienza, non la materia. Quindi a questo punto, una volta che uno parte da qui, uno può sbizzarrirsi a pensare a tutte le conseguenze, ce ne sono straordinariamente tante, ma è il punto fondamentale è che la coscienza è fondamentale, e quindi tutta la storia, tutto il modo in cui noi abbiamo immaginato la realtà, come funziona e così via, che è una macchina, la realtà descritta dai fisici è una macchina, è probabilistica, l'aspetto probabilistico, l'aspetto della fisica quantistica, ed è deterministico l'aspetto della fisica classica. E molti fisici pensano che la fisica quantistica alla fine non dia nessun fastidio, per cui la realtà alla nostra scala è realtà classica ed è deterministica, quindi prevedibile. E questo è uno sbaglio madornale. Questo è uno sbaglio madornale nel contesto di questa nuova teoria, la quale dice che la fisica quantistica deriva da informazione quantistica. L'informazione quantistica deriva dall'esperienza, dalla coscienza della capacità di avere il libero arbitrio. Quindi è uno stravolgimento talmente forte che ci vorranno, secondo me, 30 anni, 40 anni prima che venga accettato dalla comunità dei fisici, perché cambia tutto. E chi è che vuole che cambi tutto? Ma chi è questo Faggin che rompe le scatole? Chi è questo Dariano che dice queste cose? Ok, allora chiudo un po' questa prima sessione in questo modo, che l'intelligenza artificiale ti ha lanciato in un mondo completamente nuovo, il mondo della coscienza, e trasformando completamente la realtà non come una cosa statica che bisogna scoprire, ma come qualcosa che si crea continuamente ed è in evoluzione quasi creativa. E per fare questo dobbiamo mettere al primo posto la coscienza come consapevolezza, come esperienza, ma anche come decisione, come responsabilità di decisione, che sembrano tutti costrutti che riguardano molto l'antropologia. Difatti io farei in questo modo, chiuderei per un quarto d'ora, così ci riposiamo, e dedichiamo un'altra oretta dopo, cominciando a usare questi stessi concetti come se stessimo parlando a livello antropologico, per vedere un poco come possiamo declinarli e incarnarli nell'antropologia. A te va bene questo? Va bene, benissimo. Ok, allora sono le 7:30, alle 8:15 riprendiamo. Buon nuovo caffè. Va bene, okay. A dopo. Diciamo, io l'ho definito come il momento di questi concetti applicati all'antropologia, perché
Stai parlando al 70% degli uditori sono psicologi, psicoterapeuti, quindi psichiatri, psicologi, psicoterapeuti. Quindi il discorso sull'uomo, vediamo un poco come questi costrutti, questi concetti che tu ci hai descritto possono essere applicati all'uomo e una volta applicati all'uomo come possono essere, se ci danno un contributo a capirli un po' meglio. Questo un po' dovrebbe essere la tematica di questa retta. Allora, comincio un po' con la prima domanda. Lascio completamente tutto il settore di epistemologia quando tu chiami, quando fai la distinzione tra scienza in terza persona, scienza in prima persona, perché ci porterebbe molto più tempo e preferisco più entrare proprio direttamente nell'antropologia e prendere un po' una mezza paginetta nel tuo libro per chiederti partendo sempre dall'uomo, un discorso antropologico, tu nel libro dici che per la coscienza o consapevolezza, in inglese ci sono tre parole, sono coscience, self-awareness e awareness. E in italiano ne abbiamo semplicemente due, consapevolezza e coscienza. E quindi tutto questo, io dico, richiamo tutta una tematica a livello antropologico, anche di visione del mondo, Oriente e Occidente, dove in Oriente è più centrale la consapevolezza, la parola consapevolezza come se fosse in primo piano. In Occidente, nelle scienze umane si sta facendo un po' una fatica a collegare la coscienza con la consapevolezza e vedere come trasformare la consapevolezza in coscienza. Se tu, in base alle cose che ci hai detto, ci puoi dire un po' qualcosa di più su queste parole e sui concetti che richiamano. Sì, va bene. Allora, in inglese ci sono tre parole, c'è conscience, che sarebbe l'equivalente di coscienza, consciousness, che sarebbe l'equivalente quasi di consapevolezza, e awareness. Awareness, quando awareness diventa self-awareness, è come se tu dicessi consapevolezza, spesso. Ma neanche. Quindi ci sono tre parole invece di due. E la parola più vicina, la parola italiana più vicina alla parola consciousness in inglese è consapevolezza, più che coscienza, perché la coscienza implica, per esempio, un esame di coscienza, implica un aspetto morale, etico. Sarebbe una consapevolezza molto più evoluta di quello che è la consciousness qui. Quando uno dice mica un esame di consapevolezza, qua dice un esame di conscience, di coscienza, esattamente come in italiano. E la coscienza, la conscience, è quasi una traduzione letterale delle due. Quindi per quello io poi nel testo ho usato spesso, uso tutte e due le parole, se mi riferisco a un uomo, per esempio, uso coscienza, ma se mi riferisco a un animale uso consapevolezza di solito, proprio per evitare questo problema con i significati, perché awareness sarebbe ancora più, come dire, primitiva, sarebbe una consapevolezza, awareness, una consciousness ancora più primitiva. Cioè, per esempio, essere un awareness senza il senso di sé. E di fatto per un animale che è aware, però non ha il senso di sé, questo non lo sappiamo se è così o meno, però è un'attribuzione, ma un animale che è aware, ma non ha il senso di sé, si dice awareness,
oppure se ce l'ha si dice self-aware, e allora a quel punto consapevolezza tipicamente corrisponde alla self-awareness, ma come ho detto neanche esattamente, perché uno può anche usare la parola consapevolezza, consciousness, senza che ci sia un senso di sé, benché quasi sempre è usato nel senso che... Quindi vediamo queste sfumature di significato che poi sono importanti quando uno cerca di fare una scienza della coscienza, della consapevolezza. Quindi. L'altra cosa importante è di dire che il modello, la teoria che ho, cui ho discusso, è una teoria che si applica a tutte le forme di coscienza, inclusa la coscienza senza l'equilibrio. Cioè, ci può essere un sistema quantistico che è in uno stato puro, è cosciente del suo stato puro, ma non è sufficientemente evoluto come sistema quantistico da avere libero arbitrio. Quindi nel modello della teoria che ho descritto esistono strutture fisiche che hanno grandi varietà di proprietà, che naturalmente devono essere studiate, ma per il momento la teoria è molto aperta e permette di avere strutture più o meno complesse. Infatti una cosa importante di cui non ho parlato, ma la accenno solo, ma che il nostro sé, il sé umano, è un sé molto evoluto perché ha tre proprietà fondamentali. Ha consapevolezza, coscienza, consciousness, ha agentività, cioè la capacità di agire con il libero arbitrio, che sono le due cose fondamentali di cui ho parlato prima, però ha anche un'identità propria che è indelebile. Questa identità propria è quella che permette di avere una continuità del sé. E questa è una cosa che è sottile, in un tempo di ma è molto importante che sono tre proprietà fondamentali del tipo di coscienza come quella umana. Quindi direi che ho risposto alla domanda. Se vuoi che dica qualcosa sulle implicazioni antropologiche di questa teoria, lo possiamo fare in maniera più specifica, se hai delle idee, o se no ne parlo, posso parlare in generalità. Allora, ti chiederei di dirci un po' di più, proprio perché stai parlando degli psicoterapeuti, perché nelle correnti di psicoterapia ci sono delle correnti, diciamo la corrente cognitivo-comportamentale, dove tratta l'uomo come una macchina, condizionamento e basta. Poi ci sono le cosiddette correnti psicodinamiche che sembrano trattare l'uomo come prigioniero del suo istinto, quindi quasi prigioniero dell'istinto. Poi ci sono le correnti, diciamo, umanistiche, fenomenologiche, dove il costrutto di consapevolezza di sé e decisione libera diventa essenziale. Quindi mi piacerebbe un po' che ci dici un po' di più queste categorie che tu hai parlato della coscienza, questi diversi livelli di coscienza o di complessità di coscienza, come si declinano in quello che tu chiami nella fisica quantica. Immaginiamo, uno lo possiamo chiamare elementi primi, quello che tu dici, se ho capito bene, unità di consapevolezza. Poi come questa consapevolezza acquista diciamo negli animali, e come questa consapevolezza si sviluppa nell'uomo. Sì. Allora, nel mio modello, adesso a questo punto parliamo di un modello che è fondato su questa teoria, però va al di là come idee di quello che è nella teoria che ho descritto prima, cioè è un modello che è più ricco, che parla anche di cose che sono ancora
da verificare, quindi, e quindi lo dico con questo spirito, ma è importante. E in questo modello, uno è la totalità di ciò che esiste ed è una totalità olistica, quindi non è fatta di parti, vuole conoscere se stesso. Uno vuole conoscere se stesso e per conoscere se stesso come fa? Deve rispecchiarsi in qualcosa di sé, perché è tutto ciò che esiste, quindi non può essere che se stesso manifestandosi che può conoscere se stesso. Quindi la sua natura deve essere una natura autoriflessiva, che è appunto l'autoriflessione che c'è nella teoria di questi, che si manifesta poi negli stati puri quantistici, questa autoriflessione che permette a un sé di conoscere se stesso. Allora, ogni autoriflessione di uno crea una unità di coscienza, una unità di consapevolezza, in questo caso la parola giusta è consapevolezza, unità di consapevolezza, che è una riflessione che deve essere una riflessione di sé nella sua totalità. Quindi l'unità di coscienza non può essere una parte separabile, ma non può essere nemmeno una copia di uno. Quindi deve essere qualcosa che è una parte, ma anche un intero, perché deve rappresentare la unità di uno. E quindi uso la parola parte intero per parlare di questa entità che è un qualcosa che non potrebbe esistere, per esempio, nel mondo classico, ma può esistere nel mondo quantistico. È un qualcosa che è una parte di tutto. È come un campo, quantistico di particelle, per esempio, un elettrone. Questa unità di coscienza è un uno, ma ci sono anche altri uni, che sono gli altri campi. Quindi è sia una parte che un uno. E questo concetto, di nuovo, è un concetto che poi alla fine è simile al concetto di una particella, che sia particella che onda. L'onda è dovunque, mentre la particella è in un punto specifico dello spazio e del tempo, e quindi ecco che abbiamo anche qui questa complessità di una realtà che la nostra esperienza del mondo classico non ci permette di arrivare. Per esempio, nella mia esperienza che ho avuto, la prima esperienza straordinaria che ho avuto, io mi sono sperimentato come mondo e come osservatore del mondo. Quindi come osservatore del mondo avevo un punto di riferimento, quindi avevo è come una particella, come un punto di riferimento, un qualcosa che limita di essere il tutto, e nello stesso tempo mi sono visto come tutto. Quindi in questo senso ho avuto proprio l'esperienza, non il pensiero, ma l'esperienza di cosa può essere una parte tutto. E di fatto è partito da lì, questo modello è partito da questa esperienza straordinaria che ho avuto. Quindi sono basate non solo sull'intelletto, ma anche sull'esperienza. Quindi partendo da qui, poi queste unità di consapevolezza interagiscono tra di loro e creano strutture sempre più complesse. Però quando entità di coscienza interagiscono tra di loro, possono creare una nuova entità cosciente a livello più alto che trascende le componenti. Un esempio sarebbe, non so, una molecola, un atomo di sodio che si combina con un atomo di cloro. Anche nella chimica abbiamo la creazione di una molecola di cloruro di sodio, molecola di sale, che ha proprietà completamente diverse dalle parti, e di fatto le parti non sono più identificabili, sono identificabili nel nostro pensiero, ma sono, la parola giusta è subsumed, dal fatto che abbiamo una combinazione quantistica, perché quella è una combinazione quantistica, dei due atomi. E di fatto, solo perché è una combinazione quantistica, la molecola di sodio
ha delle proprietà completamente diverse dalla somma delle proprietà dell'assorto. Quindi queste capacità di creare entità sempre più elevate di coscienza arriva a un punto in cui uno ha coscienze che possono manifestarsi, hanno creato, perché devono, queste coscienze poi creano la realtà, cioè la realtà non è più creata meccanicamente di Big Bang, di queste cose. La realtà segue la coscienza, come ho detto prima, quindi la realtà è creata l'identità di coscienza per far cosa? Per avere un'esperienza loro stesse che gli permette di conoscere se stesse, perché quello è il principio fondamentale di uno. Uno vuole conoscere se stesso e crea strutture di sé in maniera tale da conoscere se stesso sempre meglio, sempre più. Quindi la fisica quantistica e poi la fisica classica presentano aspetti creati da queste entità coscienti per conoscere se stesse, come noi adesso abbiamo creato computer e creiamo realtà virtuale in un computer che ci permette di avere esperienze all'interno di una realtà virtuale fatta in un computer, in cui noi potremmo identificarci con l'avatar che controlliamo all'interno del computer, ma la nostra esperienza non è nel computer, come adesso noi qui la nostra esperienza non è della fisica classica, ma è nel mondo quantistico. Quindi siamo arrivati al punto in cui abbiamo delle entità molto sofisticate. Immaginiamo il corpo umano, sono 40 trillions, dice la 12, quindi un milione di milioni, un trilione, un milione di milioni di cellule, ogni cellula una parte intera. Perché all'interno di ogni cellula c'è il genoma che era nell'uovo fecondato, che ha nella creazione dell'individuo, che si è diviso, specializzato e ha creato un intero organismo vivente, che però è fatto di parti che contengono il tutto. Guarda un po', le parti che abbiamo contengono il tutto. Ecco perché il tutto, che è la notte, che non esiste però nelle parti, ma esiste in questo mondo quantistico, può controllare il corpo, perché ogni cellula del corpo è accessibile al tutto, perché contiene il tutto. Quindi vediamo da qui che l'organizzazione di un organismo vivente non è assolutamente l'organizzazione di un computer. In un computer ci sono soltanto i transistori, che sono interruttori, cioè possono passare la corrente quando sono chiusi e quando sono aperti la corrente non passa. E basta, ma il transistore non contiene mica il piano del tutto come contengono le cellule umane. Quindi in un microprocessore che ha 40 miliardi per dire, che hanno 20 miliardi, 25, 30 miliardi di transistori, però ogni transistore è semplicemente un interruttore, non ha niente a che fare con le cellule viventi che contengono la conoscenza del tutto, solo magari soltanto in maniera potenziale, perché è nel genoma, quello che si è specificato è solo una parte del genoma, però contengono veramente la nozione del tutto e quindi la capacità di comunicare un sé che non esiste nel corpo. Ecco quindi che abbiamo una realtà davanti in cui l'uomo prima di tutto è qui per conoscere se stesso, è qui per creare, per avere un'esperienza in questo mondo fisico come noi potremmo averne una in un mondo virtuale che creiamo ad hoc, per avere esperienze che non sono possibili nel mondo fisico. Per esempio possiamo creare un simulatore di volo dove praticamente noi pensiamo di essere a volare e possiamo andare a un simulatore di volo per una capsula spaziale che deve arrivare alla Luna, quindi con leggi fisiche un po' diverse di quelle sempre alla base le stesse, ma un po' diverse di quelle che sono in Terra, e quindi
qualcuno deve imparare a gestire situazioni che sono complesse attraverso l'esperienza, non solo attraverso la conoscenza scientifica, ma l'esperienza. L'altra cosa fondamentale che spesso gli scienziati non fanno una discriminazione è che proprio perché la scienza parte soprattutto dall'intelletto, lo scienziato non capisce spesso la differenza tra l'esperienza vissuta e l'informazione o il pensiero dell'esperienza vissuta. Cioè, l'idea di una cosa è come adesso, per esempio, la mia realtà virtuale che è basata su due dimensioni è ben diversa dall'essere presente fisicamente tra di voi e avere un'interazione delle tre dimensioni. Questa differenza fondamentale è ancora di più quando noi pensiamo alla differenza tra avere l'informazione e vivere l'informazione, soprattutto l'informazione quantistica, che è un'informazione ancora più ricca, è l'informazione dei qualia, è l'informazione dell'esperienza interiore e quindi è molto più ricca. Ecco quindi che con questa teoria è possibile gettare via tutto quelle idee del passato sulla psicologia, sul behaviorism, sulle psicologie basate sulle cose più banali della fisica classica, di cui abbiamo un retaggio enorme e che è basato sul meccanicismo, è basato sull'uomo come macchina, è basato sull'uomo che si cura con una pillola, invece che l'uomo che si può curare da solo, va bene, se può conoscere se stesso attraverso la conoscenza di sé e quindi portare il senso di responsabilità e il senso di sviluppo personale a portarlo a livello dell'individuo invece che a livello del sistema che considera l'individuo come una macchina in sostanza da riparare. Ok, posso farti una domanda? Non ti sento. No, non ti ho sentito. No, avevo semplicemente detto a mia moglie che sta facendo del rumore, ho detto di smettere di fare il rumore, scusami. Va bene, la saluti da Napoli. Allora, io cerco di tradurre, quando vado in antropologia, cerco di tradurre quello che tu dici in un modo molto banale, però serve anche un modo per capire di più. Come se io ti dicessi, guarda, il tuo uno certamente deve avere il massimo della consapevolezza, deve avere sia la coscienza, sia l'awareness, ma sia anche la coscienza, cioè la capacità o self-awareness. Ci troviamo su questo? Sì. Certo. E questo uno si concretizza, potremmo dire si incarna, in tanti livelli, che potrebbe essere il livello della fisica classica, dove diciamo è la parte più meno complessa o la parte più semplice. Si può incarnare però anche esco un po' dalla fisica classica o fisica quantica, ma si può incarnare nelle piante e negli animali, dove loro hanno il senso di identità, scelgono quello che gli piace, quello che non gli piace, quello che è adatto alla sua sopravvivenza, eccetera, ma lo fanno senza self-awareness. Poi abbiamo, potremmo dire, il livello dell'uomo, dove quasi quasi il livello dell'uomo è il massimo che poi attribuiamo anche all'uno. Nell'uomo noi abbiamo il massimo di awareness che conosciamo e che ha anche self-awareness, cioè ha anche consapevolezza di sé. E queste cose che noi poi abbiamo attribuito all'uno le vediamo, diciamo, come se l'uomo, per quello che conosciamo noi, è l'espressione più alta di quest'uno.
Devo dire che non sono d'accordo su questo, perché due cose. Non sono d'accordo che un animale, anche un L'animale. insetto, per esempio, no? Animali anche inferiori non abbiano il senso di sé. Non sono mica d'accordo, non è chiaro, non sto dicendo che ce l'hanno, ma non sto neanche dicendo che non ce l'hanno. Secondo me è molto più possibile però che abbiano un minimo, un certo senso di sé, naturalmente molto più elementare, molto più primordiale di quello che abbiamo noi, ma perché in realtà devono navigare una realtà e sapendo che sono loro stessi un qualcosa che ha una sua unità, una sua integrità, una sua identità. Quindi ci deve essere questo senso magari non così sviluppato, ma un senso di sé. Comunque, come minimo, non è una cosa stabilita. L'altra cosa che non sono d'accordo è dire che l'uomo è il livello più alto dello sviluppo della coscienza, e nel senso che addirittura da paragonarsi con uno, perché le possibilità di organizzazione di questi sistemi, di questi organismi coscienti, può andare ben al di là di quello che conosciamo e capiamo. Quindi bisogna stare molto attenti a non prendere delle conclusioni così immediate, che ci fanno comodo. E stare quindi aperti. Per conto mio, la differenza fondamentale di uno è che uno in realtà non credo, per esempio, io non credo che uno abbia un senso di sé come l'abbiamo noi, perché uno crea queste unità di coscienza e queste si combinano e così via, quindi uno è dovunque, cioè è in tutti. E trascende l'identità che abbiamo noi, che è legata a questa natura di una coscienza, che è un sistema quantistico che evolve, ma che è limitata, nel senso che ce ne sono molti altri. Uno è il tutto ciò che esiste, e quindi ed è fatto di tante parti intero, e quindi, strettamente parlando, non è nemmeno un sé. Noi siamo dei sé, ma l'insieme di tutti gli insiemi, per esempio, anche in matematica, non è un insieme. Trascende la nozione di insieme. Nello stesso senso, uno è di più dell'insieme di tutti gli insiemi. Qualcosa è qualcosa di più, perché anche lì crea i nuovi insiemi. Cioè, l'idea della creazione è fondamentale, perché l'idea della creazione ti dice che tutto quello che esiste è un continuo divenire, non può, cioè, ci deve essere un qualcosa, uno spazio ignoto, che è lo spazio della potenzialità dell'esistenza, che fa parte di uno, parte del tutto, però è lo spazio da cui emergono le nuove unità di coscienza, le nuove creazioni che non possono venire da quello che già esiste. Quindi il dinamismo della realtà di cui parlo è un dinamismo così fondamentale, così proprio base, che non ci permette di parlare, di dire nulla su quello che sarà, perché il futuro non è ancora avvenuto. E questo proprio si scontra con molte idee dell'aplatonismo, eccetera, in cui per esempio l'idea delle forme, tutte le forme che già esistono, cioè anche in fisica c'è l'idea del block universe, cioè l'idea che la realtà già tutta è fatta, però esiste in quattro dimensioni, quindi ci sono dei frames, ci sono come dei fotogrammi a tre dimensioni che si
che si inseguono nel tempo e praticamente tutto quello che deve esistere già esiste. E noi semplicemente facciamo un percorso dello spazio-tempo e abbiamo un'esperienza che l'esperienza illusoria che c'è il passaggio del tempo. Questo è uno dei temi fondamentali di molti fisici teorici, che è un'idea che è contraddittoria completamente con quello che dico io. Quindi bisogna stare molto attenti a pensarci molto a queste cose e non arrivare a delle conclusioni facili, diciamo, in cui si riduce immediatamente la ricchezza delle possibilità prima di averle investigate. Allora, credo che non ci siamo capiti su due cose. Penso che gli animali hanno il senso di sé, un senso di sé elementare, o un senso di sé, perché altrimenti se non hanno il senso di sé non possono raggiungere il loro bene. Quindi la differenza tra l'animale e l'uomo è che, cito una frase di Einstein, dice: la differenza tra l'uomo e l'animale è che l'animale muore attraverso i suoi errori, e l'uomo cresce attraverso i suoi errori. È come se ci fosse un passaggio tra il senso di sé in cui uno è prigioniero e il senso di sé che uno può uscire un po' da sé e rifletterci, quello che chiamiamo self-awareness. Io vedo un po' questa distinzione, credo che non ci siamo capiti bene, ma credo che tu leggendoti la porti questa distinzione. Sì, la mia distinzione, diciamo che quello che ci distingue, secondo me, dagli animali, più che la self-awareness in questo senso, è invece la capacità razionale. Noi abbiamo in più degli animali l'abilità di ragionare sulla nostra esperienza. Cioè, quindi c'è una marcia in più, questa è una marcia in più, non c'è dubbio. Ma non è tanto il essere coscienti di essere un'entità, coscienti di essere un'entità, che è quello che dicevi tu, e quindi questo qua avevo capito male e sono d'accordo anch'io. Però c'è qualcosa in più, ma non è self-awareness, è la capacità di ragionare sulla nostra esperienza, che non la chiamo self-awareness, questa è una capacità nuova, una capacità... Okay. Non so neanche che nome dargli per il momento, ma è quello che ci permette. E poi la capacità poi di usare strumenti, per esempio di scrivere e quindi rendere un qualcosa che è temporaneo, come un'esperienza temporanea, renderla permanente attraverso la scrittura. Questa è una marcia in più della marcia in più, sì, che è avvenuta con l'invenzione della scrittura, no? 3.500 anni fa, quello che è 3.000 anni fa, non... No, okay. Non è chiaro quanto. Diciamo che credo che con parole diverse diciamo un po' la stessa cosa, che l'animale ha un senso di sé, l'uomo ha un senso di sé più complesso e la complessità è proprio quello di riflettere su di sé, decidere in un modo un po' più complesso e poi anche inventare o creare simboli vivi, simboli coerenti, tutto questo discorso un po' qui. Però adesso la domanda che vorrei farti, che nel leggere il tuo libro e i tuoi articoli, è la domanda, il rapporto tra il tutto, tra l'uno e i singoli uomini, adesso restando in antropologia, singoli uomini, dove tu nell'ultimo articolo che io con molta difficoltà ho cercato di leggere, uno dei principi che tu metti, mi pare che sia il secondo principio, il principio della privacy, un'esperienza non è come... No, no, l'esperienza... un'esperienza non è condivisibile nemmeno in linea di principio. Cosa voglio dire nella mia domanda? Che come si salva in contemporanea l'unità di questo uno con la molteplicità degli uno? Se da quello che ho letto
mi pare che tu propendi più sulla totalità e il rapporto tra queste diverse singolarità come se passassi in secondo ordine. E mi spiego. Quando ho scritto sulla psicopatologia a livello dell'intersoggettività, cioè la capacità di costruire visioni del mondo, decidere in base ad esse e confrontarsi, io dico che c'è una differenza fondamentale nella conoscenza intersoggettiva, dove negli esseri, diciamo, nella conoscenza degli esseri animali, la mia crescita porta alla morte dell'altro, mentre a livello dell'uomo pare che la mia crescita è condizionata dalla crescita del mio interlocutore. Quindi è come dire, come declinare l'unità e le molte singolarità. Come metterli insieme senza poi annullare la parte nel tutto e cioè mantenendo, se si vuole, una totalità, un livello più alto, chiamiamolo unità, ma con tante unità che devono relazionarsi tra di loro. Quindi è come se dicessi, questo mi sembra una domanda di dire come l'unità si relaziona con le singole unità. Sì. In modo che nel relazionarsi la crescita dell'uno non porta alla morte dell'altro, ma la regola diventa la mia crescita è condizionata dalla tua, la tua è condizionata dalla mia. Un po' questo, non so. Prima di tutto io non sono d'accordo con la posizione che nell'animale che sia così diversa da posizione dell'animale rispetto alla nostra posizione. Cioè, io penso che per il momento abbiamo talmente poca conoscenza di cos'è la coscienza dei vari animali che attribuire proprietà alla coscienza degli animali che non sappiamo essenzialmente, sappiamo niente di quella che è la coscienza degli animali. Addirittura 100 anni fa pensavamo di essere i soli coscienti e quindi attribuire cose più specifiche di dire sono coscienti oggi, dalle cellule in su abbiamo strutture che sono coscienti, va bene? Attribuire ad animali cose così, più in là di così per il momento non siamo in grado di fare. Quindi partendo da questo, ma nel caso nostro, la nostra evoluzione è un'evoluzione cioè noi siamo sociali, come la gran parte degli animali lo sono, va bene, perché impariamo impariamo dell'interazione, quindi l'interazione con altri simili a noi è quella che ci permette di crescere, quella che ci permette di conoscere noi stessi e di conoscere l'altro. La stessa cosa vale a tutti i livelli, quindi vale a livello tra interspecie e addirittura tra qualche livello tra interecosistemi o interstrutture proprio vaste come possiamo immaginare che ci siano altri pianeti con altre forme di vita che non sono necessariamente come le nostre, che interagiscono per il momento non nel mondo fisico, ma sempre nel mondo quantistico, che è il mondo dell'esperienza. Perché il problema che abbiamo è che pensiamo sempre di risolvere tutto nel nostro mondo fisico e nello spazio-tempo. Quindi è il problema di aver preso una posizione sulla natura della coscienza che parte dalla fisica classica. Questo è il problema fondamentale. Quando uno dice no, la coscienza non esiste nemmeno nello spazio-tempo, esiste nel mondo quantistico, allora lì bisogna cominciare a esplorare quello. Quindi, e pochissimi hanno, io ho appena cominciato a esplorare questa cosa, e la gran parte della gente neanche accetta questa cosa, quindi siamo ancora agli albori di questa esplorazione, no? Cosa vuol dire quantistico interagire?
perché l'esperienza che conta, che facciamo qui, e che conta per il mio sé cosciente, che non esiste in questo mondo, non è certamente quella che è l'esperienza che facciamo, pensiamo che abbia valore noi qui. E quando passiamo dall'altra parte, che scopriamo cosa abbiamo conosciuto e perché abbiamo conosciuto e perché eravamo qui. Cioè, il problema è che noi cerchiamo di risolvere tutti i problemi come se esistessimo solo noi in questo mondo fisico e basta, quando muoriamo non c'è più niente. È proprio il problema. Quindi non c'è la continuità di un sé che continua anche dopo la morte, e che nel mio modello è lo stesso sé che sono io, è quello che ha in un certo senso creato il mio corpo per avere un'esperienza in questo mondo, che è l'esperienza che vuole lui, molto più vasto di me, per conoscere se stesso. Quindi io posso servire a lui a capire, senza che io capisca cosa è importante per lui, ma lui e sono io. Ma per il momento c'è questa distinzione dell'ego, che è una frazione, una piccola parte di chi sono, e la parte che sono io, che non esiste in questo mondo fisico. Anche l'ego esiste in questo mondo fisico, ma è la parte che io credo di essere, ed è la parte che quel te più vasto controlla attraverso l'ego. Quindi parliamo di strutture adesso molto diverse da quelle che abbiamo sempre considerato valide, e quindi la ricchezza delle possibilità è incredibile. Ok, credo che il tema che stiamo affrontando è il rapporto dell'unità e della molteplicità, e di come si relazionano tra di loro, evitando di disperdere l'unità e annullando le singolarità, le singole diversità. È un tema che è complicato, però è anche giusto che lo sappiamo che è complicato, e che si può, come tu dici, si può solo affrontare entrando in nuove regole logiche che tu chiami le regole della fisica quantistica, dell'informazione quantistica o della coscienza. E invece, per quanto riguarda noi come psicoterapeuti, c'è una cosa importante che tu hai messo in relazione, che è le unità di consapevolezza come possono andare in quello che si chiama la memoria, possono essere registrate nella memoria, quindi il doppio livello, le unità di consapevolezza o la consapevolezza pura. Come questa consapevolezza pura si incarna, potremmo dire, nella fisica classica, o se vogliamo il rapporto, noi diciamo, tra consapevolezza e riflessa e consapevolezza spontanea. Tu hai fatto nel tuo libro un confronto come la consapevolezza spontanea degli animali, dell'uomo, si può paragonare anche un po' all'intelligenza artificiale. Quindi la domanda che mi piacerebbe, so che sono abbastanza confuso, cerco di farlo un po' più chiara, il rapporto tra consapevolezza e memorizzazione, e come la consapevolezza si incarna nella memoria, nella storia, e come la storia condiziona la consapevolezza. Non so se sono stato chiaro. Beh, insomma, discorsi molto, molto sofisticati in questo senso, ma anche che mescolano un po' purtroppo, perché siamo confusi, no, in questa transizione tra un'idea che il mondo è classico e un'idea invece che la realtà dell'esperienza è quantistica, e il corpo è una struttura quantum in classica, il corpo fisico umano. E il computer invece è una struttura solo classica, e quindi ancora più ridotta del corpo umano. L'unico modo per dare una chiave di lettura
per aiutarti a capire queste cose è, per esempio, mi pare di aver fatto anche nel libro Silicio, se non è nella prima edizione, nella seconda, quello di sicuro, è proprio l'esperienza, cioè vedere come noi, come la nostra esperienza di un mondo virtuale, e poi la stessa esperienza che abbiamo in un sogno, può esistere anche quando i segnali che noi prendiamo non vengono veramente dal mondo come pensiamo che il mondo sia. Quindi faccio l'esempio: io controllo un avatar, l'avatar è un carattere in un computer, quindi esiste nella memoria di un computer, un computer molto potente. Io ho dei goggles, non so neanche il nome italiano, ma comunque mi dà informazioni diretta a un binoculare, quindi posso vedere la realtà in tre dimensioni esattamente come la vedo nella con gli occhi. Io ho un costume che mi permette di muovermi e i miei movimenti sono catturati dal costume e mandati al computer, per cui qui l'avatar, nella realtà virtuale creata dal computer, si muove come, a seconda di come muovo anch'io. Quindi non ho bisogno di pensare di premere pulsanti, di avere le leve e così via, quindi è un modo naturale di interagire nel mondo reale, nel mondo virtuale, attraverso questi implementi. No. L'unica cosa che l'altra cosa che ho, a parte la visione, è l'udito e il suono che posso trasferire dal mondo virtuale al mondo reale. Gli altri sensi non possono esistere, cioè potrebbero esistere, ma occorrono strutture molto più complicate, quindi lasciamo perdere. Già questi due sensi permettono di creare una realtà virtuale molto interessante, in cui io potrei addirittura identificarmi così tanto con il carattere, con l'avatar che piloto, che per il breve, ma però per qualche periodo mi immedesimo nel mondo virtuale e credo che il mondo virtuale sia il mondo reale. Mi dimentico che io in realtà esisto dal computer e non sono dentro questo mondo virtuale. Quindi il fatto che la coscienza si possa concentrare su qualcosa dove c'è attenzione e perdere coscienza del resto della realtà è molto importante, una proprietà della coscienza potenziale, bene, che è quella che io dico è la stessa cosa che sta dicendo adesso in noi, e noi, che la parte cosciente di noi, che poi è la stessa parte cosciente di noi che controlla il corpo, che controlla l'avatar del computer, ma l'esperienza del mondo virtuale non è nel mio corpo, è nella coscienza che controlla il mio corpo. Quindi questo è molto importante, perché uno pensa sempre il corpo ha tutto dentro di sé, ma neanche per sogno. Quindi il mondo virtuale, bene, può diventare tutto quello che esiste per un tempo. Io credo di essere, esisto lì, funziono lì, io faccio quello che faccio lì. Lo stesso noi facciamo col mondo fisico. Quindi quando l'avatar, per esempio, morisse nel mondo virtuale, e se questo succedesse, i segnali che vengono dal mondo virtuale dovrebbero essere immediatamente cessare. A quel punto io mi sveglierei e direi: ah, ma no, ma io non ero in quel mondo virtuale, ero qui nel mondo fisico. Ah, bello. La stessa cosa può avvenire quando i segnali del corpo non arrivano più alla coscienza, e la coscienza, va bene, è dove c'è l'esperienza, non ha più l'esperienza del corpo e si accorge che c'era tutta un'altra fascia di esperienza che veniva da una realtà diversa che prima non era cosciente di esistere. Tra l'altro questo succede nelle esperienze, quello che chiamano ND, Near Death Experience. La Near Death Experience, quando uno muore, cioè praticamente muore, magari rimane praticamente morto all'ospedale perché arriva lì che era già morto, lo metto in
abbassano la temperatura, operano, eccetera, questa persona che poi si sveglia perché sono riusciti a riparare il danno, e in realtà non era morta, però non aveva segnali nel cervello, non aveva segnali del cuore, non funzionava. Molte di queste persone raccontano di essersi svegliate, di essersi viste come entità coscienti sopra il loro corpo, vedevano il loro corpo che i dottori stavano operando, e hanno riportato esattamente quello che è successo nell'operazione. Addirittura alcuni hanno riportato il pensiero che aveva fatto un medico che stava operando, che il medico non aveva nemmeno espresso, e quindi ci sono queste esperienze che peraltro sono centinaia di migliaia adesso nel mondo, perché questa rianimazione criogenica è diventata routine, quindi molta gente ha queste cose e riportano esperienze simili. E poi dopo questa entità lascia questo lo spazio della stanza dove è operato e entra in un altro spazio in cui incontra persone che hanno i loro genitori morti, magari amici morti, eccetera, hanno delle esperienze molto bellissime di essere a casa, di spazio, di luce, eccetera, e poi però un'entità di luce dice che devono tornare perché non hanno finito il loro compito in terra, e quindi si risvegliano nella sala di riattivazione dell'ospedale. Quindi queste esperienze qui, di cui non è uno che la migliaia di persone, sono esperienze che dicono proprio esattamente quello che sto dicendo io. Dicono che c'è una realtà che non è più fisica, una realtà dove c'è l'esperienza, capisci? Quindi soltanto le cose che tu chiedi, Giovanni, possono essere spiegate soltanto in un contesto più vasto, non possono essere spiegate nel contesto in cui noi queste cose le abbiamo immaginate, che è la fisica classica. Nella fisica classica queste cose qua sono inspiegabili. Ok, ho visto che si è fatto tardi, però resta... potrebbe essere anche un punto interrogativo e una domanda che potrebbe essere una chiacchierata in un prossimo futuro sul rapporto tra, potremmo dire, comportamento degli uomini, il loro apprendimento e il successivo, e come questo entra nella coscienza e come la coscienza a sua volta si manifesta attraverso gli apprendimenti e attraverso il comportamento. Questi tre livelli, questo quello che tu chiami la causalità dall'alto e la causalità dal basso, come si possono declinare, perché questo poi è il nostro lavoro, come declinare dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso e creare nel paziente questa capacità di poter prendere le informazioni dal basso per allargare l'alto, sarebbe la coscienza, e viceversa, come la coscienza a sua volta possa modificare tutto questo. Potrebbe essere una chiacchierata che richiede un po' più tempo. Io voglio vedere se c'è qualche domanda che è venuta dal pubblico, e poi se così ti andiamo verso il chiudere. Allora, c'era uno presente che vuole fare una domanda, però io so che Angela Antonia che vuole fare la domanda, la sua domanda dura un quarto d'ora e non abbiamo il tempo, quindi è meglio andare con la domanda, qualche domanda che è venuta dall'altra parte. Un minuto solamente, se me la leggi. La leggi tu, vai. Se il qubit, a differenza del bit, ha infiniti stati e la proprietà dell'entanglement, si può dire che abbia una coscienza? Allora, anche il computer quantistico potrà avere anch'esso una coscienza? È chiaro. Benissimo, questa è una bella domanda.
Sì, no, la rispondo subito. Allora, il qubit è uno stato puro, quindi il qubit da solo, bene, ha coscienza, però è una coscienza senza la coscienza di sé, è una coscienza proprio, è una coscienza elementare se vogliamo, però è cosciente, e quindi c'è coscienza ma non c'è il senso di sé, non c'è nemmeno la capacità di agire sulla base di quella coscienza, quindi è una, essenzialmente una scintilla di coscienza, ma che non è ancora, per avere coscienza di sé e poi per avere libero arbitrio deve essere un'organizzazione di moltissimi qubit che sono entangled, in sovrapposizione, ed esistono in questo spazio in cui lo stato di questa struttura è uno stato puro che evolve mantenendo la purezza dello stato. La cosa fondamentale qui è che questa evoluzione che può mantenere la purezza dello stato richiede trasformazioni speciali che si chiamano trasformazioni atomiche, che non sono le trasformazioni unitarie che avvengono in un computer quantistico. Le trasformazioni unitarie, adesso io parlo di fisica, quindi ragazzi, se non capite i termini purtroppo dovete guardarveli perché non c'è tempo di spiegarli, ma una trasformazione unitaria, va bene, non è quella che mantiene la purezza dello stato, ma non la mantiene nel senso di poter avere il libero arbitrio. E quindi abbiamo una distinzione fondamentale tra un computer quantistico, che anche perché è quantistico non è, può avere magari degli sprazzi di coscienza, come il qubit ha degli sprazzi di coscienza, ma non è un'entità cosciente, non è un sé che ha agentività, coscienza e identità. Quindi il computer quantistico non può avere la stessa coscienza che abbiamo noi, per esempio, o che ha anche un animale, perché una cellula vivente è molto di più come struttura, è una struttura che è quantistica, più classica, quindi ha accesso anche a memoria a lungo termine, a tante altre proprietà che non sono proprietà del computer. Ok, allora io ti ringrazio e ti credo che sono il portavoce di tutti quelli che ti hanno ascoltato. Un modello, una teoria al limite, per cui bisogna ancora creare il linguaggio per poter parlare questa nuova lingua. Noi ti ringraziamo del tuo tempo dato a disposizione. Abbiamo fatto discorsi un po' più complicati, ti ringraziamo che tu ci hai stimolato a fare questo, quindi ti invito a leggere il libro, perché il libro stimola queste domande. E resta poi con una forma di un invito a una seconda chiacchierata dove la causalità dall'alto, la causalità dal basso, nei diversi livelli dell'esistenza, diciamo così. Va bene? Grazie di nuovo. Grazie mille. Ti do una, visto che ti interessa la causalità dal basso e dall'alto, bene, chiaramente il sé che esiste nel mondo quantistico prende informazione dalla vita del mondo classico, perché tutte le trasformazioni, diciamo, sensoriali e motorie sono tutte trasformazioni classiche, va bene? Quindi dal basso, che è la fisica classica, si arriva alla informazione classica, poi quantistica. L'informazione quantistica è trasformata in esperienza, e l'esperienza è quella che dove c'è la comprensione. La comprensione di quello che avviene in questo mondo non è nello spazio-tempo, è sempre in questo
spazio di Hilbert, quello che nel libro chiamo C-Space, lo spazio della coscienza, lo spazio semantico. Da lì vengono prese decisioni, che sono decisioni libere e sono decisioni responsabili, e dopodiché da quella decisione il corpo fa qualcosa nello spazio-tempo e si vedono le conseguenze di quello che questa decisione presa nello spazio di Hilbert ha nello spazio fisico. E attraverso questa ripetizione di questi loop di percezione, comprensione e azione, ecco che evolve l'esperienza umana, da cui il sé, che è quello che conta, quello che sopravvive la morte del corpo, impara, conosce se stesso. Okay. Vi lascio, vi ringrazio dell'ascolto, grazie Giovanni, grazie a te, buona Federico. Continuazione. Magari ci sentiamo per email, per WhatsApp. Ok, buongiorno a te e a noi buonanotte. Okay. Buonanotte. Ciao.